Karl Marx so quello che piace a me. E mo ci arrivo, e quando ci arrivo ve lo dico. Ok, cominciamo. Vai. Adesso parliamo di visualizzazione dei dati, diciamo, nel XXI secolo, perché per visualizzare i dati in realtà basta carta e penna, non ci vuole molto di più. Però, visto che abbiamo i computer, abbiamo internet, abbiamo tutte queste belle cose, possiamo fare un passo in più e provare a esplorare nuove modalità. Per spiegare che cosa sono quelle quattro lettere, cioè D3JS, ve lo dico, prima vi faccio un breve inciso. Internet si basa su determinati linguaggi di programmazione, ok? La struttura delle pagine è definita da un linguaggio che si chiama HTML. È un nome, ok? Anzi, in realtà è una sigla. HTML. Il modo in cui viene visualizzato, quindi reso graficamente questa struttura, ha un altro nome, di solito si chiama CSS, che è un altro linguaggio che si accoppia all'HTML. Tutto questo però è abbastanza statico. Sto semplificando, però sostanzialmente statico. Per permettere l'interazione dell'utente con la pagina e anche la modifica e la manipolazione in tempo reale della pagina, esiste un altro linguaggio di programmazione che si chiama JavaScript. Script, che non c'entra assolutamente nulla con Java. Si ha nel nome la parola Java perché quando è nato, siccome non se lo filava nessuno, e loro invece volevano popolarità, quelli che l'hanno sviluppato, gli hanno messo la parola Java perché all'epoca era il linguaggio di programmazione più diffuso e più famoso. E quindi hanno detto, mettiamoci il nome Java dentro, non c'entra niente con Java, però tutti pensano, ma è Java, e se ci si buttano. Beh, c'è una storia molto divertente intorno allo sviluppo di internet, magari se vi cercate qualche libro potrebbe essere interessante per qualcuno di voi. Quindi queste sono, diciamo, le tre grandi pilastri di internet, HTML, CSS e JavaScript. JavaScript permette, è proprio un linguaggio di programmazione vero e proprio. Non so se voi avete delle basi un po' di programmazione. Solo uno. Che tu ti chiami, scusa? Diego. Solo Diego. Un po'. Vabbè, allora, il computer funziona perché ci sono dentro dei programmi che esegue. Sono una serie di istruzioni che lui esegue. Tutto è scritto su file di testo semplice. Avete presente i TXT che aprite con Notepad? Tanto qui usate tutti Windows, immagino. Nessuno che usa Linux. Benissimo, vabbè. Parlerò in Windowsiano. Ecco, Notepad apre i file di testo scemi, no? Che non c'è la formattazione, non c'è niente. Se no usate Word, benissimo. Ecco, tutti i linguaggi di programmazione vengono scritti su file di testo semplici. Sono puro testo. Però sono scritti in maniera tale che il computer è in grado di capirli, capire quello che gli state dicendo di fare ed eseguirli. Ok? Quindi anche l'HTML, il CSS e JavaScript sono file di testo semplici. Non è il formato del file, è il modo in cui lo scrivi. Ok? Esattamente come se scrivi una poesia in endecasillabi oppure un testo in prosa. Scrivi sempre su un pezzo di carta con la stessa penna, però hai due modi di scrivere diversi, ok? Internet in pillole. Noi dobbiamo parlare di visualizzazione di dati, quindi vediamo che vuol dire. Che cos'è un dato? Questo l'ho preso da Wikipedia. Viene da latino, cioè dato. Wikipedia non ha mai ragione, ma ha sempre ragione Wikipedia. Lo usiamo tutti, immagino. Soprattutto per fare ricerca di filosofia e storia. Vabbè, la cosa importante, al di là della definizione che io un po' ho riassunto, è che il dato è un fatto sul mondo, diciamo, una cosa che possiamo conoscere, ma soprattutto quello che ci interessa a noi sono entità misurabili. Cioè un dato è qualcosa che noi possiamo misurare, non so, un sentimento per esempio è difficile definirlo dato, cioè di per sé non è un dato, dobbiamo trovare un modo per misurarlo, per quantificarlo, questa è la base della scienza tra l'altro, perché la scienza, il metodo scientifico, parte da oggetti osservabili e misurabili, se noi non possiamo misurare una cosa e non associarlo in qualche modo a una quantità o un numero,
Stiamo facendo altro, stiamo facendo invece che fisica, metafisica. Insomma, stiamo facendo un'altra cosa, è un altro lavoro, un altro ambito della conoscenza. Ok? Di per sé però sono entità astratte, quindi non ci possiamo dire molto. Non possiamo soprattutto usarle. Per comprenderle e manipolarle dobbiamo rappresentarle in qualche modo. Quindi il dato va prima rappresentato, è qualcosa di quantificato, va rappresentato e poi a quel punto possiamo lavorarci. Come si rappresentano i dati? Siccome si tratta di oggetti quantitativi e misurabili, manco a dirlo, usiamo i numeri. Non solo i numeri lo sapete cosa sono, no? Sono quelle cose scritte con cifre da 0 a 9, se, ma tu non hai idea di cosa c'è dietro la parola numero. C'è un mondo, c'è tutta la matematica, c'è tutta la filosofia, la logica formale. Qualcuno ha inventato i numeri? Beh, certo, sicuramente. Gli arabi hanno inventato, diciamo, hanno inventato la notazione. Noi usiamo la notazione araba, quella tra 0, 0, 1, 2, 3, 4, in base a 10, no? Cioè abbiamo 10 segni grafici da 0 a 9, e con quelli poi abbiamo qualcos'altro, tipo la virgola, il punto, cose così, e con quello ci costruiamo tutti i numeri. Ok? Non bastano i numeri. Quando tu misuri, hai bisogno di unità di misura fondamentale. In fisica spero che sia stata la prima lezione che avete fatto. Unità di misura. Se nel sistema internazionale usiamo l'SI, centimetri, metri, ma potrebbero essere anche quando conti qualcosa, l'unità di misura è l'oggetto che conti, quindi patate, mele, ok? Possono essere pixel, in questo ne parleremo molto perché siamo su uno schermo, quindi possono essere pixel, eccetera, eccetera. I dati di solito, diciamo, sono entità che però possono essere messe in relazione, no? Posso dire che una cosa è più lunga dell'altra. Posso dire che una cosa è più piccola dell'altra, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo numeri, unità di misura e relazioni. Tutto questo manipoliamo, come ci lavoriamo? Attraverso la logica formale, che forse farete quando comincerete l'inizio del Novecento, tutta, diciamo, i fondamenti della logica e della matematica. La matematica, poi c'è la statistica, eccetera. Quindi queste cose, se volete lavorare con i dati con un minimo di consapevolezza, ne avete un po' bisogno. Perché da niente trascendentale, logica formale è quello tipo se io faccio una cosa allora succede qualcos'altro, no? Ok. Oppure questo e questo, questo o questo. Queste, diciamo, sono proprio le basi della logica. Poi è Aristotele, insomma, il buon Aristotele. Il buon Aristotele. E poi naturalmente c'è la matematica e la statistica. Vi faccio notare lo sfondo. Ho preso la parte sinistra del cervello. Cervello, sapete che il cervello è diviso in due parti, no? La parte sinistra, esatto, nella, diciamo, nella concezione delle neuroscienze moderne, la parte sinistra è più legata al pensiero formale, il pensiero concettuale, razionale, eccetera. Esatto. Tenete conto che quando vi dicono queste cose, questa piccola parentesi. Non è mai vero fino in fondo, eh? Cioè il mondo è sempre molto più complesso e incartato di quanto possa entrare in un quadratino colorato. Quindi non è mai vero, in realtà è pieno di zone, la parte sinistra del cervello legate a questioni di creatività e di altro. Però, diciamo, grosso modo, questo è un modello un po' basico, ma che in parte funziona. Questa è solo la parte sinistra. Passiamo alla seconda parola, visualizzazione. Chi ce l'ha? Eccolo! L'inizio della metafisica. E stavo scherzando, ragazzi. Concedetemelo. Professore, c'è Aristotele. Spero di averlo citato bene. Non so se la traduzione è buona. Secondo me non tanto, però sta controllando. La traduzione secondo me non è granché, però va bene. È l'incipit, cioè sono le prime parole che il buon Aristotele nel IV secolo a.C. scrive nella metafisica. Dice una cosa molto bella, tutti gli uomini tendono per natura al sapere, che mi sa che è più una speranza che un dato di fatto, però. E poi però dice un'altra cosa interessante. Parla della vista. La vista fa acquisire più delle altre sensazioni nuove conoscenze. Cioè lui mette come senso principale per la conoscenza del mondo la vista. Esatto, quindi questi organi qua. In effetti le neuroscienze moderne in qualche modo hanno mostrato, hanno dimostrato, beh,
diciamo, hanno dato molti elementi per sostanzialmente farci capire che effettivamente la vista è il senso che usiamo di più e che ci veicola la maggior parte delle informazioni che noi usiamo per capire il mondo. E ci ha spiegato anche come, molto più del tatto, dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Beh, questo banalmente perché siamo nati in un mondo in cui c'è una palla di fuoco in cima, su nel cielo, che ci illumina con una quantità di luce incredibile buona parte della nostra giornata, ok? Infatti noi per esempio non siamo animali notturni, vediamo male, vediamo in bianco e nero di notte, non si vede niente. E invece con la luce siamo molto bravi. Beh, grazie, sono centinaia di migliaia se non milioni di anni di evoluzione. Cioè, beh, arriva a te, hai voglia della storia. No, no, beh. Quando ti realizzerai, vedrai invece che è successo, che sarà. Tutte le immagini, tutto ciò che vediamo in termini, diciamo, semplici e sintetici, possono essere scomposte in elementi di base. Infatti esiste una cosa che si chiama geometria, no? Geometria è lo studio, la manipolazione, bla bla bla, delle figure geometriche, dello spazio, eccetera. E vabbè, questi li conoscete tutti, c'è cioè il quadrato, il rettangolo, il pentagono, tutti i vari poligoni, i triangoli. Ci sono anche cose un po' più strane, cioè le linee, questo ci siamo. Poi però ci sono le linee curve, le linee spezzate, quelle che si chiamano le curve di Bézier. Avete fatto le derivate? No. Dimenticate le derivate. E quindi diciamo che in generale ogni figura può essere composta da elementi grafici ben definiti, che sono per lo più quelli geometrici che conosciamo tutti. Questi elementi sono interessanti perché in realtà sono univocamente definiti da una serie di parametri. Un numero anche abbastanza piccolo di parametri, questo è un esempio, il cerchio. Cosa abbiamo bisogno per definire un cerchio? No? Platone, iperuranio. Siamo nell'iperuriano, quindi ci sono solo queste figure che svolazzano in questo mondo fantasioso, no? Anzi, sono ombre sulla caverna, no? Sulle pareti della caverna. Di cosa abbiamo bisogno per fare un cerchio? Vediamo. Quello è lo strumento. Quando vabbè, un compasso, partiamo. Che facciamo col compasso? Prima cosa che facciamo? Puntiamo, bravissima. Sappiamo da. E il raggio. Sappiamo da Cartesio che se abbiamo un piano, un punto è come è individuato su un piano? Cioè, cos'è che differenzia questo punto da questo punto? Dalle coordinate, quindi abbiamo bisogno di due numeri. Una volta che abbiamo il sistema di riferimento, abbiamo bisogno di due numeri, x e y, per semplicità. E questo ci definisce la posizione del centro. Poi abbiamo bisogno di un altro oggetto, il raggio. E questo ci definisce la dimensione del cerchio. Basta. Tutti i cerchi mai immaginabili possono essere prodotti con questi tre numeri. Ok? Facilissimo. Quando però usciamo dall'iperuriano e dalla famosa caverna e andiamo nel mondo reale, scopriamo che non è così semplice, ci vuole qualche altro numerello. Perché? Perché per esempio c'è un bordo. Possiamo definire un bordo che è la circonferenza. Ma quanto è spesso sto bordo? Se è zero non lo vediamo, quindi non ci serve a niente. Quindi c'è lo spessore del bordo. Il colore. Non viviamo in un mondo in bianco e nero, no? Quindi abbiamo bisogno di un colore, per esempio in questo caso è blu. Non l'ho messo forse, ma ci sarebbe anche il grado di trasparenza del bordo, no? Perché in fondo uno potrebbe avere un bordo ben definito colorato, ma leggermente trasparente. In gergo questo si chiama alfa, canale alfa, quello del. Vabbè, questo ve lo dico giusto per terminologia. Poi abbiamo il cerchio vero, quindi l'interno, c'è cioè il colore del riempimento. La trasparenza. Poi, se usciamo dal mondo dei cerchi, abbiamo le ellissi e quindi non ci basta il raggio, ma dobbiamo definire le due assi. Bravissimo, c'è sempre un asse maggiore e un asse minore nella vita, giusto? Se poi, non solo, il cerchio, se noi lo ruotiamo intorno al centro, non cambia niente. L'ellisse sì. Ok, perché? Perché questo invariante per rotazione, si dice, invece l'ellisse no. E quindi, per esempio, ci serve anche un angolo di rotazione. Come vedete, più complichiamo l'oggetto, più aumentano i parametri, però non sono comunque tanti. Quanti sono? Neanche una decina. Ok, sono pochi.
La cosa importante è che ogni elemento grafico che compone una figura è unificamente definito da un certo numero di parametri, che sono parametri misurabili e quantificabili da numeri, con unità di misura. In questo caso, per esempio, potrebbero essere i pixel. Ok? Sì, perché la visualizzazione di immagini e in genere tutto ciò che è veicolato dalle immagini è anche arte. Giù o no? Cioè, l'arte visiva è quella che si basa proprio sulle immagini. Secondo voi questa è una cosa artistica o no? Ti viene in mente il suono? Sì. Beh, esiste da un po' il concetto di computer art. La computer grafica, la computer art, la digital art. Eh? DeviantArt è molto bello come... Ci sta sopra. DeviantArt è carino come... È un social network di... Un repository di immagini, di artisti, insomma, che fanno tutto cose di questo tipo. Questa è arte o no? Probabilmente, boh, non lo so, probabilmente critici d'arte potrebbero dire di no, di sì, ne dibatterebbero. Secondo me è bello, e quindi lo chiamo arte. Va bene, perché secondo me è bello. Credo che faccia molto anche l'uso dei colori, però questa qua non mi ricordo bene da dove viene, chiaramente è generata al computer, non è fatta a mano, e credo che evidenzi le connessioni tra versetti della Bibbia, qualcosa del genere. Cioè, lì ci sono tipo i versetti della Bibbia e queste sono le connessioni delle persone che vengono citate. Cosa del genere dovrebbe essere. Quindi, questo tra l'altro ci dice una cosa interessante. Partire da dei dati specifici, farci una visualizzazione anche piuttosto elaborata, poi però dimenticarti i dati e apprezzare la visualizzazione per quello che è, indipendentemente da cosa vuole dire, da che c'è dietro, da come è stata costruita. È bella perché, boh, è bella, non sappiamo bene perché. Le neuroscienze stanno cercando di spiegare perché ci piace una cosa del genere, però c'è da lavorare ancora. Però secondo me è bello. Come vedete, c'è la metà del cervello destra, quella legata alla creatività, all'arte, alle cose casuali, ai sogni, a tutto quello che è colorato in questa visualizzazione, no? No, anche l'altro è astratto, eh? Logica formale, concetti, molto astratto. Bene, ovviamente noi non siamo mezzi uomini o mezze donne, ma siamo donne e uomini interi. Quindi mettiamo insieme le due metà, le colleghiamo tra di loro e abbiamo, diciamo, un uomo vero e proprio. Quindi visualizzare i dati vuol dire mettere insieme le due cose, la parte concettuale e razionale e la parte invece creativa, colorata. Quindi qui scrivo dati in una mano e immagini nell'altra, no? Però notiamo che i dati sono rappresentati da numeri. Gli elementi grafici sono definiti da parametri numerici. E quindi, perché non mettere insieme queste cose? Connettiamo i dati numerici ai parametri degli elementi grafici. Quindi, per esempio, usiamo il numero di persone in questa stanza, le colleghiamo al raggio di un cerchio. Se siamo 1, il cerchio è piccolino, mettiamo che è così. Se siamo 30, è un bel cerchione. Ok? Quindi non usiamo le parole 1, 30 persone, ma usiamo, per dire la stessa cosa, usiamo il raggio di un cerchio. Può sembrare una cosa strana, però questo è il fondamento della visualizzazione dei dati. E adesso capiamo, ti ricordate D3.js? No, JS stava per JavaScript, linguaggio di programmazione con cui è composta la libreria D3. D3 sta per Data Driven Documents, cioè documenti D3, documenti guidati dai dati, cioè la cui produzione, la cui struttura, la cui visualizzazione, la cui rappresentazione è guidata da dati, da un dataset. Proprio facendo questo giochino, prendendo i dati numerici e accoppiandoli con i parametri degli elementi grafici della pagina. Questo perché? A questo punto però, se non sapete cos'è un... Ecco. Questa è il web, è la pagina che vedete in un browser. Questa è la stessa identica cosa, però è il codice che ci sta dietro.
In Chrome basta fare Ctrl U. Comunque tutti i browser Ctrl U. Con tutti i browser hanno da qualche parte un visualizza sorgente. Ma che è una stronzata, vedi che è scritto in Ho capito, ma è scritto in inglese. Volete vedere? Oh. Poi vi faccio vedere una cosa incomprensibile, davvero. Questo in realtà non è così assurdo. Arabo. Allora. Benissimo, allora vi faccio. Allora, questo è il titolo, capite, no, che è il titolo? Data Driven Documents è il titolo di questa pagina. Il codice corrispondente. Questa è la console, l'inspector di Chrome. Ce l'hanno tutti i browser, questa roba qua. E allora, tu hai un elemento, il titolo Data Driven Documents, ok? Se vuoi vedere il codice associato, fai questo giochino, tasto destro, ispezione elemento, lui te lo visualizza, ti apre la finestra e te lo visualizza. Quella roba lì è quello che si chiama un tag H1. Cioè, nel linguaggio HTML, un titolo, cioè l'oggetto titolo, è un testo, chiaramente, ma racchiuso tra due pezzetti di codice particolare. Parentesi angolata aperta, H1, parentesi angolata chiusa, testo, che è questo qui, il contenuto del titolo, poi parentesi angolata aperta, slash, che vuol dire chiudi, H1, parentesi angolata chiusa. Buona, 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 aspetta. Come funziona l'HTML? Si dice che è un linguaggio di markup, cioè è testo semplice. Dentro ci sono i contenuti, quindi tutti i testi o le immagini di una pagina. Cosa vogliono dire però? Qual è la loro struttura? È definita da delle tag. E le tag sono delle paroline scritte tra parentesi angolari. Questo è l'HTML, ragazzi. Non è, cioè, so che può sembrare strano, ma in realtà ci potete arrivare tutti, anche alla vostra età. Abbi fede, abbi fiducia su di te, natura, su te stesso la fede sempre. Ok, tutto qua. Notare però che non ci sono solo i tag che definiscono che cos'è quella roba, ma sono accompagnati da quelli che si chiamano attributi, cioè che definiscono dei parametri, quelli che vi dicevo prima, il parametro che definisce la resa grafica o il comportamento di quell'oggetto. In questo caso width, che vuol dire larghezza. Height, che vuol dire altezza, ti dice quanto deve essere largo e quanto deve essere alto questo oggetto. Tutto qua, in pixel in questo caso. Ok? Quindi, questo è l'HTML. Ops, sbagliato. Torniamo un attimo qua. Allora, scusate un attimo. Questo è l'HTML. Questo è l'HTML. Quindi le tag definiscono degli oggetti, degli elementi grafici, il cerchio di prima. I parametri, quelli che in gergo si chiamano attributi, sono i parametri come il raggio del cerchio, ok? L'idea di fondo è quindi associare i dati agli attributi degli elementi della pagina. Quindi, banalmente, se qui ho un elemento SVG che vuol dire immagine, ok? E qui mi dice che è larga 96. Io posso associare alla larghezza di questa immagine un dato che viene da una serie di dati di altro tipo. Che ne so, per esempio, quanta gente siamo qua dentro. E quindi lì potrei mettere 30, che non è più un numero a caso, ma è il numero di persone qua dentro. Se il numero di persone qua dentro cambia, io posso cambiare quel numero in accordo a quello che succede in questa stanza. Quindi a quel punto la larghezza di quell'elemento non è più assoluta, messa lì per qualche motivo che non conosciamo, ma è legata a qualcosa di reale, a un dato reale, che può cambiare, che può essere manipolato, eccetera, eccetera. Ops. Vi risparmio. Avete domande? Qualcosa, cose che non avete capito, o dici, ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Ok, ce l'ho. Ok, dai, vediamo se piano piano poi cerco di.
chiarire alcune cose dopo. La cosa importante è, lo ripeto per l'ennesima volta, dati numerici da una parte, elementi grafici dall'altra, connessione tra le due cose. Cos'è D3? Allora, JavaScript abbiamo detto che è un linguaggio di programmazione per il web. Spiegarvi cos'è un linguaggio di programmazione non ci provo nemmeno. Però è sempre testo semplice su un file di testo, ok? Si può scrivere da zero, cioè tu hai un foglio bianco e scrivi, però in generale molte cose sono già state fatte. Siccome c'è una comunità enorme di gente che lavora a questa roba, molte cose sono già state fatte. Quindi in programmazione è molto comodo ed è molto usato il fatto di non scriversi tutto da zero, ma prendere pezzi qua e là di altra gente. Questo naturalmente se sono disponibili e sono stati rilasciati, questo è chiaro. Quindi entriamo nell'open data. In questo caso il concetto di open data in qualche modo si declina nel concetto di open source. Ok? Cioè io scrivo un codice, scrivo un programma, questo è il codice, te lo do e dico, questo lo puoi usare anche tu. Com'è? Lo metti a disposizione di tutti. Non basta, ci sono altre cose ovviamente di mezzo, però questo è il concetto. D3JS è una libreria. Questi pezzi di codice che noi mettiamo insieme per costruire un oggetto più ampio si chiamano librerie. E D3 è una libreria che serve per fare grafica. Scusate, vi ho fatto vedere qualcosa che viene dopo. Ma no, volevo solo dirvi, molta dell'open source di oggi viene veicolata attraverso una piattaforma e si chiama GitHub. Non è l'unica, tra l'altro GitHub è in mano a un'azienda privata. Però, per esempio, D3 è distribuito attraverso questa piattaforma e si chiama GitHub. Vi racconto un po' la storia di sta roba, adesso D3. Tutto nasce da Mike Bostock, senza S, lì è scappata una S, di Mike Bostock, che è un omino americano, che nel 2009 è un dottorando. Sapete che quando fai non solo studi scientifici, ma soprattutto studi scientifici, dopo la laurea puoi continuare e fare il dottorato, che per esempio in Italia sono tipicamente 3 anni, no? È una, diciamo, l'ultima fase della formazione, se vuoi, superiore. Lui stava facendo il dottorato nel 2009, quindi solo 4 anni fa, con il suo professore e un altro studente. Siccome lui era un ingegnere informatico, roba di questo tipo, costruisce insieme al suo professore, come anche tesi di dottorato, una libreria per visualizzare roba su web, che si chiama ProtoVis. ProtoVis. ProtoVis, vabbè, Vis sta per visualizzazione, Proto è perché magari era una delle prime, capito? Stiamo parlando del 2009, quindi l'altro ieri, è passato poco tempo, quindi Facebook già c'era, Twitter già c'era, tutte queste cose già c'erano. Il passato remoto è il 2002, 2003, quello è passato remoto. Nel 2011, quindi solo dopo 2 anni, prendono quell'esperienza di ProtoVis, la riscrivono completamente, perché facendo le cose si impara. Quindi hanno imparato un sacco di cose facendo ProtoVis, la riscrivono completamente, pubblicano un paper, come è solito fare negli ambienti scientifici, su una rivista. Quindi lo fanno in maniera molto open source, molto condivisa, non se la tengono per loro e poi la vendono, ma la donano alla comunità. E in ormai 2 anni, sostanzialmente poco più, si è arrivata alla versione 3.3.10, è da sempre open source ed è sempre più utilizzato un po' ovunque. Quindi cosa fa questo Mike? Passa dall'ambiente accademico, dalla ricerca pura, se volete, anche se lui era un ingegnere, quindi faceva la ricerca applicata, ma comunque la ricerca nell'accademia. E il bello è che dopo tutta questa storia, sai chi lo prende a lavorare con un sacco, ovviamente con un bel po' di soldi come stipendio? Il New York Times. Quindi un'azienda editoriale. Dov'è New York? Dicesi New York. Benissimo, allora è vicino. Questo è interessante perché, insomma, è un giornale, come sta cambiando, no? Noi se pensiamo ai giornali, forse voi pensate alla carta, ai pezzi di carta.
E in realtà i giornali adesso cominciano a prendere sviluppatori. Quindi se volete fare gli sviluppatori da grandi, in un mondo in preda alla crisi, potrebbe essere una buona idea. Oh, adesso vediamo una cosa divertente. Quello che vedete di fondo è esattamente la cosa incomprensibile. Quello è incomprensibile, ok? Quello è di tre. Cioè, lo sfondo di questa slide è un pezzo abbastanza piccolo del codice che sta dietro alla libreria. Lo so, però secondo me questa pure è un po' da for... Da zero? Tu... Eh beh, nel 2011. C'è la famosa storiella, no? Che se tu prendi una scimmia, la metti davanti a un computer, abbattere i testi, battere a caso, in un tempo infinito ti scriverà la Divina Commedia, le grandi opere d'arte. No? Vabbè, però Mike non è una scimmia, insomma, è proprio furbo. Allora, aspetta, qui ovviamente c'è un trucco. Cioè, quando uno scrive programmi molto lunghi, che vi ripete, è file di testo, chiaramente più è lungo il testo che c'è dentro e più è pesante il file, giusto? Per vederlo bene, il file è pieno di accapo, spazi, commenti, chiacchiere. Uno ci può mettere dei commenti, no? Cioè, scritte nel codice. Commenti, esatto. Sì. In tutti i linguaggi di programmazione c'è la possibilità di mettere commenti. Cioè, tu all'interno del codice puoi scrivere: basta, mi sono rotto le scatole, voglio andarmi a prendere un caffè. No, perché si chiama commento. Cioè, chiaramente cioè, dici al computer che quello è un commento. E quindi il computer lo deve. Che lo scrivi a fare? Bella domanda. Per due persone. Uno, per chi altro vorrà vedere il tuo codice e capire che c'è scritto. Può essere utile, no? Se io poi lo distribuisco un codice e l'ho scritto io, quell'altro che lo vede, se lo vede davanti, lo vuole leggere, se non c'è neanche un commento, un po' capirà. Ma sarà molto difficile. Se invece gli dico, adesso qui prendo l'oggetto tal dei tali e lo trasferisco in questo modo, e poi scrivo il codice per il computer, la persona che lo vedrà dice, ah, ecco cosa sta facendo, sta prendendo l'elemento tal dei tali e lo sta trasferendo. Non tutti i codici sono qua. Un codice, esatto. Ovvio, quelli sono i commenti, ma non servono solo agli altri. Servono... Ah, un'altra persona speciale, questa è una bella battuta, non mi ricordo chi lo disse. Il commento al codice serve a noi del futuro. Cioè, quello è un messaggio che mandiamo a noi del futuro. Se noi scriviamo una cosa e la scriviamo, sappiamo cosa stiamo facendo, ma dopo un mese, come un memo, una lettera ai poster, scusa, come si chiama? C'è un film, si chiama Segnali, mi pare. Come? Segnali dal futuro, eh? È bruttissimo, no, non è male. Che scrive la lettera, quello se lo trova. Beh, grazie. Aspetta, buoni tutti! Uno alla volta, ragazzi. Prof, mi dia una mano. Mamma mia. Mette paura. Mi volevi dire qualcosa? Tu ti chiami? Michela. Ah, un codice di programmazione è una lingua, è un vero e proprio linguaggio. Se tu leggi il cinese, non ci capisci una mazza, a meno che non sai il cinese. Se sai il cinese, o se sei cinese, leggi l'italiano non ci capisci una mazza. Capito? È la stessa cosa. Ok, i commenti sono note tra di traduzione dal computerese, da quel linguaggio di programmazione, alla lingua, tipo l'inglese o l'italiano.
Però questo, questo qui non li vedete, però vi spiego un attimo. Perché tutte queste cose scritte nel codice ovviamente fanno incicciare il file. Il file diventa sempre più grosso se ci metti tanti commenti, tanti spazi, tanti a capo, bla bla bla. Ok? Però in realtà al computer quello non serve. A un computer non servono i commenti, gli spazi, non gli frega niente perché lui comincia la prima lettera, se li fa tutte e capisce tutto. Lui è bravo a capire sta roba. L'abbiamo costruita apposta. E quindi quello che si fa di solito è si rilascia una versione del codice senza nulla, si dice minimizzata o minimificata perché dall'inglese, vabbè, minimizzata, in cui sostanzialmente vengono eliminati commenti, spazi, a capo, tutta roba superflua per il computer. Così si ritrova un file che è molto piccolo, molto leggero, via web si trasferisce in maniera molto veloce, e però le funzionalità c'è tutto. Cioè, di tre è qua dentro. Noi non ci capiamo nulla e neanche Mike Bostock ci capisce niente. Se lui legge sta roba, ci si mette le mani nei capelli. No, lui lavora su quella commentata, ben formattata, comprensibile, leggibile. Sì, non ve lo. Esatto, questa è quella incomprensibile. No, chiaramente ci sono programmi automatici che prendono il file bello commentato, formattato e lo trasformano in questa roba. Sapendo leggere i commenti, cioè sapendo che quello è un commento, lui lo toglie. Esatto. Però secondo me anche questo visivamente ha un bel impatto, no? È carino. Lascia perdere le scritte che sono lettere, mettiti abbastanza lontano da non vederlo. È carino. Comunque se al volo. Questo è D3, questo è GitHub. Questo è il repository che vi dicevo che contiene i codici. Vedete, qua c'è D3 min. Se io lo vedo, andiamo a tutta pagina. Sbam! Guarda quanto è lungo. Eccolo, questo è D3. Che poi in realtà queste sono lettere, numeri e qualche simbolo, eh? Non è molto complicato. Questa è la versione minimifica, che è quella che legge il computer, mentre questa è la versione di sviluppo, si chiama, cioè quella con tutti i commenti. Guardate che differenza. Ta-da! Chiarissimo, no? Aspetta. No, scusa, aspetta, aspetta. È meglio qua, perché questa è addirittura colorata. Quindi si vede meglio. Aspetta che carica. Questa è colorata, vedi? È un altro mondo. C'è scritto la stessa cosa. Anzi, questa è anche poco commentata. Ah no, lo so più io perché è poco commentata. Vabbè, qui non ci sono i commenti. Però, perché in realtà i programmi complicati, molto grandi, non si scrivono tutti in un solo file. Si spezza il problema. Ci sono tanti elementi indipendenti. E sono come i paragrafi, i capitoli, i paragrafi di un libro, no? Cioè, tu un libro è un mattone unico. Però in realtà puoi separare i paragrafi, i capitoli, eccetera. Vabbè, lì poi è un ordine di lettura. Però hai tanti oggetti separati, che poi alla fine c'è un programma che li mette insieme. Però tu in realtà quando lavori, lavori sui singoli pezzi. Okay? In questo caso non ci sono i commenti, no? Però vedete che vuol dire formattato bene, colorato, hai tutti gli spazi. È abbastanza più comprensibile. Si capisce che questo è un oggetto unico, perché ci sono queste parentesi, vedi? Questo è un oggetto unico. Te lo dice perché function è una funzione, per esempio, no? Vabbè, comunque questo per capire la differenza tra la schifezza di prima e un minimo di ordine in quel caso. Programmatori. Tu mi stai facendo la domanda delle domande. È venuto prima l'uovo o la gallina? Cioè, chi ha scritto il primo programma e come l'ha scritto se non aveva un linguaggio di programmazione? Lo volete sapere? E sapete che qua dentro c'è una cosa che si chiama CPU, processore. Per gli addetti ai lavori il procio. Il procio. Spesso si usa la parola procio per definire il processore. Procio con la P, eh? No, 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 è vero. Ma no, perché processor, non lo so, non so se è veramente italiano. Sarà non lo so bene da dove viene, però. Però
Non c'entra nulla. Sono tanti interruttori. Che c'è dentro un processore? Che c'è dentro il processore? Sono tanti interruttori che si chiamano transistor. Piccoli piccoli. Ok? Volendo puoi agire direttamente su quelli, tra virgolette, e c'è un linguaggio di programmazione basico, ultra basico, che sostanzialmente implementi nel processore andando fisicamente a sistemare i vari interruttori. Questo in termini molto pratici, insomma. Per esempio, nella laurea in fisica c'è un laboratorio di elettronica in cui loro ti danno una basetta, un processore di quelli vecchi, dei 486 degli anni, primi anni 90, lo piazzi lì e hai due tasti per programmare, solo due. Sì. Uno aumenta e uno diminuisce. E basta. Con quei due tasti riesci, per esempio, a fargli, che ne so, fargli fare le somme, fargli fare il prodotto tra numeri. Gli fai sommare due numeri, per esempio, no? Perché tu sostanzialmente devi dire: metti questo numero in memoria, metti quest'altro numero in memoria, scegli la funzione somma, che magari è già implementata, dammi il totale. Quindi agisci hardware, perché il concetto è che alla fine tutto ciò che fai con la tastiera su schermo, che è lato software, poi deve essere tradotto in segnali elettrici dentro il processore, dentro le memorie. Sono tutti segnali elettrici che si muovono, elettroni. Se avete idea che l'elettricità, no, le particelle dell'elettricità sono gli elettroni. Bravissimi. E quindi è quello. Insomma, il linguaggio di programmazione basica è quello in cui vai proprio a toccare l'hardware, l'oggetto fisico. Per fortuna esistono linguaggi di programmazione che si chiamano di alto livello, in cui ti scordi tutte le problematiche perché ti occupi solo della parte interessante della storia. E certo. Però, una volta che hai fatto un pezzo, passi al livello successivo e ti puoi anche dimenticare del livello precedente. Va bene. Allora, questo è JavaScript. Questo è un linguaggio di programmazione JavaScript. In particolare la libreria D3. Come funziona JavaScript? Vabbè, non ve lo spiego perché se non avete. Comunque, il concetto è che ci sono elementi che si chiamano oggetti, che possono essere numeri, possono essere stringhe, possono essere array, cioè liste, ok, liste di numeri per esempio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 è un array. Oppure oggetti che sono dei dizionari, tipo ho una chiave e ho un valore, quindi che ne so, nome, Micaela, cognome, Vit, questo è un dizionario. C'è una chiave, nome, cognome, e ci sono dei valori associati al nome Micaela, al cognome. Lo stesso oggetto lo posso usare per lui e sarà nome Diego, cognome, eccetera, eccetera. Questi sono gli oggetti. Poi ci sono le funzioni. Le funzioni sono la parte interessante, perché le funzioni sono i pezzi di codice che dicono al computer cosa fare di quegli oggetti. Due numeri, sommali. C'è la funzione somma. E quindi dici, in JavaScript la somma è fatta col più. Manca a dirlo, no? Questi oggetti, ovviamente, tu non li usi 1, 2, 3, ma li usi all'interno di variabili. Il variabile è un contenitore, è una scatola. Quindi una scatola che contiene un numero, per esempio il numero 1, è una variabile. E gli puoi dare un nome, puoi chiamare la scatola, no, la busta, no? Prima busta, seconda busta, A, busta B, no? Anzi, XY, che è coso, il gioco dei pacchi, affari tuoi. Lo conoscete, affari tuoi? Benissimo, bravissimo. Allora, le due scatole, X, no, le due buste, scusa, X e Y, quelle sono variabili che hanno dei nomi, il nome X e il nome Y. Il contenuto di quelle variabili, che è tipo denaro, per esempio, metti in una busta, c'è cioè, i famosi 200.000 euro, pure X, Y possono avere 500.000, 200.000, 200.000 euro è il massimo per X, Y. E quello è il numero, è l'elemento, è il contenuto della busta. Ok? Oh, quindi D3 è una variabile e contiene tutta la libreria. È una scatola che contiene tutto. Select all. Bravo, vedi, le parole non sono messe a caso. Seleziona tutto. Select all è una funzione. A che serve?
Vi ricordate la pagina HTML con tutti i tag? E abbiamo visto H1? Vediamo se si vede. Vediamo. Si vede qua. Qua non c'è neanche un tag P. Eccolo, vedi? Questi qui sono pista per, lo sapete? Paragrafo. Manca a dirlo, eh? Quindi i tag P codificano i paragrafi. Quindi quel testo è all'interno di un paragrafo. Ok, select all P, quel P, cioè tra le parentesi tonde, qui, parentesi tonde, c'è il nome dell'elemento da selezionare. In questo caso P. Quindi quel pezzo di codice di 3 select all P ti sta dicendo, stai dicendo, prendi tutti i tag P e selezionali. No, non tutto il paragrafo, tutti i paragrafi. Tutti i paragrafi. E quella è una funzione. Poi uno può dire, va bene, l'ho selezionato, che ci faccio? Seconda funzione, style. Che vuol dire? Cambia l'attributo style, cioè cambia lo stile di quei paragrafi. In questo caso lo stile è definito attributi valore, quindi che attributo vuoi cambiare? Font size, la dimensione del testo, del font. A quanto lo vuoi mettere? 12 pixel. Non è difficile, no? Ci siamo? C'è qualcuno che si è perso? C'è qualcuno a cui non frega nulla? No, 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 chiedo, perché magari è vero. Per esempio a te non interessa. No, ma va bene, non è che tutti devono fare programmatori, sennò ci suicidiamo. Però vabbè, ci sono anche questioni di fondo interessanti. Capito? Quindi diciamo, la regola di fondo è sempre questa. Ho un oggetto. Gli dico di fare delle cose, gli dico di farle su alcuni oggetti e posso poi, un'istruzione posso concatenarla. Cioè posso dire, non solo prendi queste cose e facci questo, ma posso dire, prendi queste cose, facci questo, poi facci quest'altro, poi prendine altre, poi facci questo, su quelle facci questo, sulle altre facci quest'altro. Ragazzi, se avete cucinato è una ricetta, no? Prendete le uova, prendete la farina. Sbattete le uova, mescolate con la farina, è quello. Questa roba è una ricetta, sono ricette che non deve capire la cuoca della situazione o il cuoco della situazione, ma deve capire il computer. Eh? Ti piace te cucinare? Ti vengono male? E vabbè, dalla mamma o dalla fidanzata, sono due le cose. Mamma e fidanzata. Io per esempio me le faccio fare da mia moglie perché non so cucinare. Va bene. Quindi questa è la cosa di fondo. Ve lo faccio vedere live, così forse è più semplice. Ci siete? Vi spiego. Mi faccio cucinare da mia moglie. No, la mia faccia non fa trasparire nulla. Comunque sì. Mi cucina assolutamente sì, non sono capace, lo ammetto. Allora, sai, buoni tutti, riprendiamo il filo del discorso. Che è sta roba? Allora, tutto il web vi ho detto che sostanzialmente funziona su HTML, questo riquadro. Riconoscete i tag P, i paragrafi. I CSS adesso non ci riguardano, poi ve lo faccio vedere. Anzi, ve lo faccio vedere subito, va? Cosa ho scritto? Che avete capito? Che gli ho detto di fare? Non tutto. Oh, tutti i paragrafi di colore rosso. Hai visto che è facile? Avete mai visto il CSS in vita vostra? No. L'avete più o meno capito? Sì, e così funziona. Mettiamo run, blop, e indovina, sono rossi. Meraviglioso. Funzionano queste cose, visto? Allora, aspetta. Quelle sono parole e sono poche, effettivamente. Però i colori in realtà sono definiti da una base numerica. E, hai presente? Sai rosso, giallo e blu? RGB? No? Tu fai un po' di grafica, ti piace disegnare? No, per niente. Che ho fatto? Aspetta.
Aspetta. Vabbè, lei mi ha chiesto i colori, sono solo parole. Sì, perché è semplice usarli, no? Però in realtà i colori ci sono tutti i colori del mondo. In notazione di tre colori primari RGB servono tre numeri, da 0 a 255 per definire qualunque colore. Il rosso è 255, cioè massimo valore al canale rosso, 0 al canale blu. Giallo, scusa, è 0 al canale blu. Se faccio run, guardate un po', non è cambiato nulla. Perché è rosso? Che succede se mescoliamo rosso e giallo? Che succede, ragazzi? Chi indovina? Rosso e giallo. Che succede? Sta roba è rosso e blu e verde. C'è ragione. Aspetta, c'è ragione. Viola! Va bene, cioè, colori zero. Vabbè, comunque, diciamola in. Questo è il modo più preciso per definire un colore, con questi tre numeri. Però, insomma, spesso si usano i colori di base, quindi uno scrive red, black, white, più semplice. Lui capisce entrambe le notazioni. Ovviamente, se scrivi un colore di cui lui non conosce il nome, ti dà errore o non fa nulla, esatto. Ok, quindi scusate, HTML, paragrafi, una pagina di paragrafi. CSS, in questo caso non ci interessa più di tanto, ma diciamo è come viene presentata questa roba. E questo è il codice. Aspetta. Allora, questo è il codice JavaScript. Lo commento, ecco i commenti. I commenti in JavaScript si fa o con la doppia barra o con barra asterisco. No, aspetta, no, non voglio scrivere niente. Per non. Brava! Per non farglielo fare, lo commento. E lui dice: bah, è un commento, quindi non lo leggo. E non lo esegue. Ok, facciamolo girare. Questo è come il. No, questo è tutto commentato. No, adesso lui sta facendo vedere solo l'HTML, cioè di base, senza che tu gli dici niente, senza che lui sappia nulla, niente, lui te lo fa vedere così. Di viola perché gli abbiamo detto viola sopra. Così è, ok? Quindi lui non sta eseguendo nessun codice. Ok? Adesso noi gli facciamo eseguire un codice, cioè gli diciamo, mostra quella roba, però su quella roba fai quelle cose. In questo caso cosa deve fare? Seleziona tutti i paragrafi. E imposta le dimensioni del carattere a 24 pixel. Che succede? Si ingrandiscono. Perché lui di base usa, mi pare, 12 pixel. Invece gli sto dicendo, no, mettili a 24. E lui me li fa vedere a 24. Facciamo di più, perché questo è facile. Invece che dargli un valore statico, 24 pixel, che glielo ho detto una volta e sta lì, è sempre 24 pixel, gli dico no, calcolatelo. Calcolatelo opportunamente. In questo caso, invece di mettere un valore, 24 pixel, ci mettiamo una funzione, cioè un altro codice da eseguire. Cioè gli diciamo, prendi questa funzione, in realtà diciamo dentro si legge da, invece che da sinistra a destra, da destra a sinistra. Quindi diciamo, prendi questa funzione. Fai queste operazioni, che adesso vi spiego. Il risultato, mettilo come dimensione del carattere. Perché se scrivo 24 pixel, tutti i paragrafi, che sono 6, saranno di 24 pixel. Ma se io non voglio fare questo, è arrivata gentaglia. Per esempio, qui gli sto dicendo: no, non mettermi tutti a 24 pixel. Prendimi un numero a caso, genera un numero casuale tra 0 e 1, ma random in inglese vuol dire a caso, a buffo, si dice a Roma. Prendi un numero a buffo tra 0 e 1, moltiplico per 24, un numero tra 0 e 1 moltiplicato per 24, il risultato è sempre un numero tra 0 e 24. Facile, no? 0 per 24 è 0. 1 per 24 è 24 e poi c'è tutto i numeri in mezzo. E consideramili dei pixel. Perché? Perché in realtà
L'attributo qui non è un numero vero e proprio, è una stringa, perché ha bisogno di scrivere il numero e l'unità di misura. Quindi io qui gli devo tornare non un numero, vedi, return, vuol dire funzione, ritorna questo oggetto. Questo oggetto è una stringa, è un numero concatenato, banalmente appiccicato a una stringa. Questo sarà un numero tra 0 e 24 pixel. Vediamo che succede. Bam, tutti diversi. Perché? Perché per il primo P lui ha fatto il suo conto e gli è venuto boh, 12 pixel. Per il secondo P lui ha estratto un altro numero a caso, che è diverso da quello precedente, perché a caso, ed è un po' più grande, sarà, metti 16. Poi ne ha estratto un altro, questa volta è piccolo, è 3. Questo poi è microscopico, questo manco si legge. Ok? Il bello è che siccome è random, se io lo rifaccio, è sempre diverso. Ogni volta che lui gira, estrae numeri casuali diversi e quindi il risultato è sempre diverso. Capite che questo va ben oltre il scrivo una cosa e sarà sempre così. Questo apre la strada a scrivo la ricetta, ma la torta verrà sempre in maniera diversa. Si spera sempre più buona. Bene. Passiamo a un passo successivo. Se volete, no, va bene, facciamo così. Piccolo passo successivo, perché finora, comunque, qui abbiamo dato un valore fisso, che abbiamo deciso noi all'inizio, una volta per tutte. Qui gli abbiamo dato un valore non fisso, però in qualche modo la regola con cui lui tira fuori questi valori è fissa. Non è il valore essere fisso, è la regola. È sempre questa. Prendi un numero a caso e moltiplicalo per 24. Ma noi vogliamo dei documenti data driven, cioè connessi ai dati. È la magia che vi dicevo prima, connettere i dati, i nostri dataset, a elementi grafici della pagina. E tutto il gioco si fa con la funzione data. Oh, io uso la parola funzione, ma in realtà in questo linguaggio si chiamano metodi. Il nome è metodo. Vabbè, ma non importa. Il metodo data. Io adesso gli sto dicendo, benissimo, selezionami tutti i paragrafi. Associa a questi paragrafi questi dati. Un array, tra parentesi quadrate, vengono definiti gli array, le liste. 1, 2, 3, la lista della spesa. Fate conto che questi sono uova, farina, eccetera, eccetera. Quindi associa a quelle P questi numeri. In questo caso è in ordine, quindi il 4 verrà associato al paragrafo 1, l'8 verrà associato al paragrafo 2, eccetera, eccetera. E poi gli dico, imposta la dimensione del paragrafo, del testo del paragrafo, non con un numero fisso, non con un numero casuale, ma con quei dati. Aspetta, impostalo con quei dati. Perché? La funzione style, il metodo style, prende il nome dell'attributo da cambiare, le dimensioni. Poi la funzione. La funzione, in questo caso, come vedete, ci sono due parentesi tonde. Ok? Sta dicendo, alla funzione non passo nulla. Beh, per esempio in un browser, se tu lo apri, no? Per navigare su internet, ti fa vedere la pagina predefinita, giusto? Se tu non fai nulla, lui non naviga, sta lì fermo. Per navigare gli devi dare un input. E qual è l'input? Per esempio gli scrivi la ricerca oppure gli scrivi l'indirizzo sulla barra. Anche Google, vai alla pagina Google, c'è questa pagina bianca, sta là, te guarda, non fa niente. Metti l'input, scrivi quello che vuoi cercare, premi invio. Stai passando a Google un parametro, la chiave di ricerca. Ci siamo? Google non fa altro che applicare una funzione. Tu gli dai un input, quello che vuoi cercare, per esempio, la ricerca, che ne so, meteo, che tempo farà domani. Lui applica una funzione a quella ricerca, prende la chiave di ricerca, fa quello che, la sua magia e poi ti restituisce qualcosa. Hai capito? Quindi, qua dove sta il cursore, non gli ho passato nessun parametro. Perché? Perché non ne aveva bisogno. Lui ha detto.
Io gli ho detto, prendi le cose a caso, non ti servono parametri. Qua invece gli dico, no, ti serve i parametri. Che parametro è? D è proprio questo oggetto, o meglio, D contiene il dato associato a quel particolare paragrafo. Quindi quando lui cambierà lo stile del paragrafo 1, D varrà 4. Quando lui invece cambierà il paragrafo, le dimensioni del testo del paragrafo 2, lui passerà alla funzione, quindi D sarà 8. D è la variabile, quindi è solo un contenitore, una scatola è una scatola. Ogni volta che viene richiamata questa scatola ha dentro oggetti diversi. Una volta il 4, una volta l'8, una volta il 12, il 16, ok? E allora, in questo caso, cioè dentro data no, nel senso che tu gli dai un oggetto che ha un ordine, un array ha un ordine definito, primo elemento, secondo elemento. Ovviamente nulla ti impedisce di randomizzare l'array prima, esatto. No, l'array, cioè tu prendi questo oggetto, gli dici, qui sono in ordine crescente, randomizzalo, cioè mescola le carte. In questo caso no, perché lui va in ordine. Allora, lui va sempre in ordine. Se tu ci metti 4, 8, 12, farà 4, 8, 12. Se ci metti 12, 8, 4, lui farà 12, 8, 4. Quindi tu, se lo vuoi cambiare quest'ordine, o lo cambi a mano, ma non è molto utile, oppure lo cambi prima, cioè, metti un'altra istruzione, un'altra funzione prima, e gli dici, prendi questo array ordinato e disordinalo. Una volta che l'hai disordinato, daglielo in pasto. Ci sei? Oh, che succede? Facciamo play. Cosa vi aspettate che succeda? Che il 4. Vai. Che il 4 sia associato al paragrafo 1. Esatto. Ci siamo? Se questo coso chiaramente li cambio, mettessi 42. Cos'è che cambierà? Il paragrafo 5. Yep. Funziona. Funziona anche questo. Quindi, cosa abbiamo capito? Si possono selezionare oggetti e cambiargli i parametri. I parametri possono essere fissi, scusa, i valori dei parametri possono essere fissi, possono essere generati automaticamente, possono essere generati automaticamente, ma a partire da dati che vengono accoppiati in questo caso in ordine. In realtà quello che stiamo facendo è stiamo implementando, cioè abbiamo uno strumento, una tecnologia, per fare veramente quello che concettualmente avevamo definito prima, prendere i valori, prendere i parametri degli oggetti grafici, metterli insieme e quindi raccontare i dati in immagini. Creare, aggiornare, distruggere. Che ora è? Sono le 10:50, abbiamo cominciato alle 9:30, quindi è più di un'ora che andiamo avanti, vero? Volete fare una pausa? Ci prendiamo il famoso caffè. Sì, me l'hai suggerito tu. Tu come ti chiami? Prova, prova. Ma l'acqua che fine ha fatto? Allora, riprendiamo. Allora, abbiamo capito i fondamenti, come si selezionano le cose, eccetera. Ma sto perdendo la voce. No, volevo farvi vedere qualche esempio, cioè a partire da quello che si può fare. Vabbè, questo è un giochino. Qualcuno qui è appassionato di horror? Tu però, è vero? Horror. Grande, tutti. Poi ti dico quanti sono. Horror, vieni qui altro? Horror, benissimo. Ovviamente non vi chiedo cosa intendete per horror.
Cioè, se mi tirate fuori, se mi tirate fuori, Twilight. L'hai visto al cinema? E l'hanno fatto 4-5 mesi fa, quest'estate. Ma meraviglioso. Non ti piacciono? Io sono invece un zombie addicted. Di Ader, nel sesto senso. C'è questo qua. C'è Suspicious, mi pare. Che è quello del bambino, del padre, del fabbellino. Quello è bellissimo. Paranormal Activity, quello che ti viene l'ansia. Sì, no, è horror. A me non è piaciuto Paranormal Activity. La madre. Buoni tutti. Aspetta, vabbè, mo però non parliamo. Tutto questo per dirvi. Perché ovviamente tu puoi fare data journalism e puoi giocare con i dati e su cose serie, su cose importanti, e questo va fatto. Però, visto che siamo tutti adolescenti oggi, ci sentiamo tutti un po' adolescenti, vi faccio un po' di esempi anche un po' più, diciamo, di folklore, chiamiamolo così. E questo è un pezzo che ho pubblicato proprio in occasione di Halloween. E ho applicato la stessa metodologia, cioè partire dai dati per raccontare una storia. In questo caso i dati quali erano? Beh, pensato un po', ho detto che mi invento, ho detto, ma scusa un attimo, ma quanti sono i film horror? Cioè, data tutta la produzione cinematografica della storia. C'è scritto? Sai leggere, Michela sa leggere, almeno tutti questi anni di scuola. Quanti sono? Allora, è impossibile rispondere a questa domanda, perché i film sono decine e decine di migliaia. La storia del cinema comincia prima metà dell'Ottocento, il cinema invece, diciamo, di intrattenimento industriale comincia a fine Ottocento, quindi è più di un secolo che si fa cinema. E poi c'è stata ovviamente una esplosione esponenziale di film prodotti negli ultimi 30 anni. Però, ci sono delle cose che per esempio si chiamano Wikipedia, l'idea di mettere insieme in un unico posto tutta la conoscenza dell'uomo. Finta errata, alcune cose, altre no. E è difficile trovarli da lì però, tirarli fuori. Esiste per esempio IMDb, avete mai sentito parlare di IMDb, Internet Movie Database? È un database internazionale che praticamente cerca di indicizzare tutti i film, e ha le schede, le locandine, di tutto. E il problema di questi luoghi, però, dove ci sono questi dataset, di nuovo, queste tabelle di, in questo caso, film, è che sono messe lì per gli uomini. Cioè, l'idea è costruisco il sito per far vedere a un essere umano la lista dei film. Io però, che mi dai una lista dei film, che ci faccio? Niente, non la posso leggere, ma è una rottura di scatole. Io voglio che sia leggibile da un computer. Cioè io voglio che questo dato, la lista dei film, non sia leggibile tanto da me, ma dal mio computer. Perché al mio computer posso dirgli banalmente, contali. Mentre io contare una tabella che scrollo e continua, non ce la posso fare. Ok? Esistono altri luoghi su internet, altri siti, che invece cercano di presentare una conoscenza strutturata, leggibile anche da computer. Questo è tutto l'enorme ambito del web semantico, semantic web, web 3.0. Cioè sarebbe il web che non è costruito per la fruizione umana, non solo, ma è costruito per la fruizione da parte di altre macchine. Perché oggi il grosso del web è fatto da macchine, perché dietro ci sono macchine, computer. Però l'utente finale è una persona, sempre, quasi sempre. Quello che si sta cercando di fare è fare in modo che l'utente finale possa essere anche un'altra macchina. Questo non è molto difficile, perché noi, se leggiamo un testo, lo capiamo. Una macchina no, o ha molte difficoltà. Eccetera, eccetera. Noi siamo molto più bravi di una macchina a capire le cose.
Bene, esiste Freebase. Freebase. Ma ci arrivo. Ho perso il mouse. Allora, Freebase è uno di questi luoghi straordinari in cui è indicizzata una certa parte della conoscenza mondiale. In questo caso ho trovato il genere, ci sono i film e c'è il genere horror, che è definito come genere cinematografico, insomma. Come vengono associati i film al genere horror è discutibile, non so bene, anche perché ci sono molti film che possono essere considerati horror oppure no. Fatto sta che questa è la lista più completa in assoluto, c'è 9.000 film, e sono tanti 9.000 film, ragazzi, eh. Non so se riesce a caricarli, perché sono film genere, eccoli qua, 9.176, sono in aumento, ragazzi, eh. Vabbè, sono tanti. Adesso il caricherà, ci metterà un po'. Ovviamente se ho una lista di 9.000 titoli in questo caso, che ce faccio? Me li guardo, però guardare 9.000 titoli è difficile, guardare 9.000 film è peggio. Freebase. Freebase in realtà è un sito che contiene dati strutturati, e in cui tu puoi cercarli per tipologia, per genere, per ambito semantico, non so, tutto ciò che riguarda la cultura, per periodo, tutto, non solo film, sto parlando di tutto, c'è giocatori di football, cioè c'è un po' di tutto. Nella sezione cinematografia ci sono tutti i film cinematografici, nella sottosezione generi ci sono tutti i vari generi, le cose sono linkate, quindi ci sono i film che fanno parte di generi, tu selezioni tutti i film che fanno parte del genere horror e hai la lista completa. Eccola qua, se volete vederla è questa. Io posso stare qui, penso, svariati un bel po' di tempo. Ok? Questi sono più di 9.000 film horror prodotti finora. Se volete vederli tutti, buona visione. Ci sono anche in caratteri strani. Se volete c'è un bellissimo dizionario di film horror di un italiano. Hai tutte le informazioni per film? Vabbè, copyright. Quelli vecchi vecchi li puoi trovare anche liberi. Vabbè, allora, come si gestisce una tale quantità di dati? Un'idea che mi è venuta è, vabbè, i titoli dei film tipicamente sono frasi in fondo, no? Anche se spesso semplificate. Quali sono le parole più usate nei titoli dei film horror? Questo dovrebbe darti delle idee, cioè potrebbe essere banale, ma potrebbe non esserlo, potresti avere sorprese. L'ho fatto facendo quella che si chiama una tag cloud, l'avrete vista tante volte, no? Cioè tu praticamente hai un testo, ti prendi tutte le parole che compongono quel testo, conti le volte che vengono ripetute, e così vedi le parole più ripetute e meno ripetute. Tag cloud, eh? Da questo coso in particolare. Questo si può fare anche in D3, però non l'ho fatto, però sappiatelo. Questo Wordle è un servizio del MIT di Boston e che ti permette di fare queste cose. Cioè tu basta fai create, questo è gratuito. Qui ci incolli la lista, volendo, o ci incolli un testo qualsiasi. Beh, però fa un'altra cosa. Vuoi che lo faccia, per esempio? Se io ci posso mettere sia il testo, sia un feed RSS. Avete idea di cosa sia? I feed dei blog? Vabbè, il blog lo vedete voi, lo potete leggere un blog, no? Però uno potrebbe voler far leggere quel blog anche a una macchina. Quindi non gli fa vedere l'home page, ma gli fa vedere un file particolare, che tra l'altro è sempre fatto con cosette angolate, con tag angolati, che si chiama RSS, che è tipo CSS, HTML, fanno tutta parte della stessa famiglia dei linguaggi. La famiglia generale si chiama XML. E poi c'è l'HTML, l'SVG per la grafica vettoriale, l'RSS, ok? Quindi gli posso dare in pasto, per esempio, l'RSS del nostro sito.
E questo mi dovrebbe contare le parole più usate nel nostro sito. Aspetta che devo eseguire perché un applet è Java. Questo è Java. Di cosa parla Data Ninja? Non sapete niente di Data Ninja. Di cosa parla? Di Data Wrapper. Perché? Perché è un progetto a cui stiamo lavorando. È un sito che permette di fare grafici. Più usati. Poi? Di che parliamo? Inchieste e dati, strano per un... Noi facciamo inchieste di dati e infatti parliamo molto di dati e di inchieste. Esercizi, dov'è che avete visto slot? Mappa. Tra l'altro, aspetta, language. Aspetta. Ah, sì, certo. Eh sì, vabbè. Qui si può giocare un pochino. Perché muoi, metti tutto in minuscolo. Slot è diventato gigante. Perché? Perché una delle nostre inchieste di quest'estate è però stata proprio sulle slot machine, sul fenomeno della ludopatia, del gioco d'azzardo, no? Beh, questo è un bello strumento, perché non sai nulla di Data Ninja, non sai niente, ma se voi sapete che parla, questo è un modo immediato di... e visivo. No, no, giocateci. E perché devi prendere il feed RSS di un canale Twitter? Twitter funziona a flussi, no? A feed. Tu hai il tuo utente e hai tutta la lista. Però l'URL c'è un URL particolare che ti dà, invece che la pagina web, l'RSS, cioè la pagina per lui. Adesso non mi ricordo, vai a vedertelo. Cerca Twitter, RSS. Lo puoi fare con qualunque testo, quindi Twitter, qualunque sito. Si può fare una linea? Ma cosa c'è? Ovviamente, attenzione, è molto scemo, perché lui prende le parole e conta quante volte sono usate. Lui non sa niente di cosa sta facendo vedere. L'interpretazione sta a voi, eh. Quelle si tolgono. Cioè, il sistema è abbastanza intelligente da sapere quali sono le parole comuni in italiano, in questo caso, congiunzioni, articoli, preposizioni, tutte queste cose qua, e le toglie. Qualcosa in realtà rimane. E chi è che voleva vedere la tag cloud della Divina Commedia? C'è. Ah, questo è un insegnante generale. Su internet, non dico, non c'è tutto, ma tutto ciò che vi viene in mente, molto probabilmente c'è. Quindi la prima cosa, se vi viene in mente qualcosa, ah, ma potrebbe esserci, la prima cosa che fate, cercatela. Se si apre. Ok, va bene. Mentre si carica, viva il multitasking. Torniamo qui. Vabbè, ho fatto la stessa cosa con i titoli di film horror. Come vedi, la parola più usata è dead, morto. Poi c'è night, notte, blood, esatto, un po' di mostri, zombie, ghost, vampire. Vabbè, stanno qua. Questi sono la prima ventina. Questo è Data Wrapper. Vedi, Data Wrapper è un servizio che ti permette di fare questi grafici in pochi clic. E quindi, per esempio, hai Dead che è... Ah, vedi, è un po' nascosto. Vabbè, tot volte. Poi notte, sangue, bla bla bla. È carino, no? Tra l'altro questo non l'ho fatto, ma una cosa che si potrebbe fare, si potrebbe raggruppare per anno o per decennio i film. Fare una tag cloud per ogni decennio e vedere come cambia l'horror. Quali sono i temi più usati? Eh? Esatto. Questo è Data Journalism. Qui poi racconto questa storia. Infatti, le parole nella storia. Racconto questa storia. Ripeto, basato su dati, su dati quantitativi. E vabbè, basta. Poi faccio una cosa carina. Un'altra cosa. Prendo le locandine.
Queste sono 2000 e poco più di 2000. Sono tutte le, sono locandine 2000 e passa film horror. Vabbè, questo, questo è abbastanza semplice, nel senso che ci sono banalmente software, tu gli dai una cartella di immagini. Anche so. C'è so. E te li mette affiancati. Questa è una sciocchezza. Eh? Le immagini le scaricate già, le ho fatte. E in realtà c'è un, ci sono anche altri programmi che fanno una cosa ancora più divertente, che ti generano un'immagine usando invece dei pixel tutte le altre immagini. Cioè questa immagine, che è la locandina di Halloween, è costruita con le locandine del film horror. È che non la conoscete? No. No. Correte a vederlo. È il film Halloween di Carpenter. Mai visto il film Halloween? Vedetelo. Vedetelo e poi vedete anche la riedizione di Rob Zombie. Halloween The Beginning. Rob Zombie, quello di... Sì, perché lui è fondatore... Beh, non è il nome d'arte. Della, di un gruppo metal. White Zombie si chiama. White conosci il White Zombie? Il leader è il Rob Zombie, che adesso fa il regista. Non hai mai visto i film di Rob Zombie? No. La casa dei mille corpi, i reietti del diavolo. Fenomenali, con colonne sonore pazzesche. La casa dei mille corpi, il diavolo. Maristella li ha visti tutti questi film. Ma io ho forse dedicato quella. Ok. Torniamo, scusate, adesso... Le parole più usate nel film di che cosa luce? Se avete la trascrizione del, dei dialoghi, mangilo, o i sottotitoli, basta che potete farlo. Beh, dovete trovare i sottotitoli del film. Vabbè, basta che fai altri punti. Qualunque testo. Va bene, riprendo la vostra attenzione, gli horror lasciamoli da parte stasera. Il sito di D3, torniamo a D3, ha una bellissima pagina di galleria di esempi. Queste sono tutte le cose che potete fare e che sono state fatte a partire da quella roba di cui abbiamo parlato prima, Select All, Style, quella è la base. Poi si possono fare queste cose. Tutte queste cose, ragazzi, sono, e questo è il bello del web, interattive. Non sono semplici immagini, si muovono. Questa cosa qui è una cosa. Dunque, questa è una rete. Sai? È di cosa? A parte che mi è sparita, non capisco dov'è la. La barra di scorrimento. Aspetta, facciamo così. Eccolo. Sì, questa è una cosa un po' complicata. Cioè, questo è. È una libreria di codice che ha delle dipendenze tra i vari metodi e questa visualizza l'interdipendenza dei vari pezzi di codice all'interno di questa libreria. È tutto chiaro. Ve ne faccio vedere un'altra che lo capite meglio. Adesso vedere quello del calciomercato. Esatto, bravo. Calciomercato, se può favore questo. Aspetta, buono, ora ci arrivo. Un'altra cosa che ho fatto a settembre è stato... Ho detto, ma scusate, ma il calciomercato che vengono sempre fatte tabelle, se ne parla tanto, ma si può vedere in maniera un po' più divertente? Questo è il calciomercato estivo della Serie A. Queste sono... Tu che squadra tifi? Non ve lo dico, sennò mi ammazzate. Non lo voglio dire, sono juventino, l'ho detto. Vabbè, quindi che cos'è questo? È più o meno simile, no? È simile alla precedente. Gli archi... Come ho fatto? È tutto qua. Aspetta, ma ci arrivo.
Ci siete? Ci siete? Calcio, calcio, calcio. Vedi come si girano subito? Football, calcio, soccer. Allora, qui ci sono le squadre della Serie A. Serie A. La dimensione è il numero di acquisti totali che hanno fatto. Quindi più sono grandi, più sono stati attivi, hanno acquistato molto. Questo non è colpa mia, questo è Wired. Conoscete Wired? Wired, la rivista Wired. Questo è Wired. L'ho pubblicata su Wired questa roba. E questo ti fa vedere a, da chi ha acquistato, da quali altre squadre ha acquistato, per esempio l'Udinese, il Chia. Vabbè, ma scusate che sono stato sciocco. Ovviamente vi faccio vedere Bari. Bari. Vi faccio vedere Bari. Bari, eccola qua. 31 acquisti. Bari. Per esempio, dalla Spezia ha comprato Guarna, ha comprato Guarna e ha venduto Borghese. Ci siete? Quindi questo è un modo carino, secondo me carino, poi ditemi voi, per visualizzare in maniera compatta, invece di un tabellone lungo infinito, in maniera compatta tutto quello che è successo nel, nel calciomercato di quest'anno. E poi italiano. Poi ovviamente uno può andare qua e vedere più nello specifico, vedi, ci sono i tooltip, ti dice Pescara-Ternana sono passati 3 giocatori, mentre al contrario 0, no? Eccetera, eccetera. Poi uno volendo può vedere le cessioni, bloop, e passa sulle cessioni. Ok? Questa cosa che sembra mostruosamente difficile, in realtà l'ho copiata da qua. Mi sembra simile? Non è un caso. Il bello delle gallery di 3, ma questo vale per molti progetti open source, è che loro ti fanno vedere quello che si può fare e poi ti danno il codice, che qua non c'è. Vabbè, qui non si, perché no, perché c'è un altro esempio. Vi faccio vedere un altro esempio. Cioè, vi fanno vedere come si fa. Quindi voi banalmente potete era questo. Potete, vedi? Potete innanzitutto copiare e incollare. In programmazione il copia e incolla non solo si può fare, ma è obbligatorio. Nell'open source è obbligatorio copiare e incollare. Tu che fai? Tu sai che questa roba, anche se non la capisci, produce questa roba. Quindi tu, la cosa migliore per imparare è, ti copi questa roba, te la incolli, quindi, diciamo, fai un piccolo sforzo per replicare questo oggetto. Però su un file che tu puoi modificare. E a quel punto modifichi pezzo pezzo e cerchi di capire le tue modifiche sul codice, come si riflettono. Esatto, e lì cominci a capire. Per esempio, lui ti dice: dov'è che carica i dati? Dove li carica i dati? Boh. Allora i dati vengono caricati. Funziona un po' male. Dovrebbe essere caricato. Qua. Qui viene creata l'immagine iniziale. Qua. Ok? E piano piano imparate. Ovviamente dovete conoscere un minimo di base, cioè dovete sapere che l'HTML va in un file, che il JavaScript in un altro file, come si chiamano a vicenda. Ma queste cose cercate su Google e trovate tutto. Trovate anche esempi, proprio guide passo passo. Se fai errori tali che il computer non può più capire cosa stai dicendo, banalmente non succede niente. Cioè il computer non sa che fare e si ferma lì. Il computer di solito segue. Sì, ci sono strumenti per gestire questo problema. Nel web, nello sviluppo web, se tu apri la console, c'è un oggetto che si chiama console nel browser. Sì, sì, sì. Non so che usi Chrome, Firefox. Firefox.
se tu apri l'inspector di Firefox, si chiama inspector, che sarà da qualche parte nel menu, lo trovi, esatto, c'è una tab che si chiama console, e qua ti dà gli errori. Qua per esempio questa pagina ha degli errori, ti dice che non ha trovato questi elementi, li ha cercati ma non li ha trovati, evidentemente non erano elementi fondamentali per la visualizzazione. Qua ci sono gli errori, se tu fai un errore nel codice, qui ti dice attenzione, nella peggiore delle ipotesi ti dice attenzione, qui c'è un errore, non so di che si tratta, vedrà tu. In certi casi è un po' più complicato, in certi casi dice proprio cosa hai sbagliato. E vabbè, lì si chiama debugging. In inglese è debugging, questa operazione di trovare e scovare gli errori. Ok, vi invito, se vi interessa, poi quando è, il sito è d3js.org. Facile. D3js, ma poi ve lo lascio. Giocate con questi... con questi esempi, giocate nel senso guardateveli banalmente, cioè vedete un po' quello che va a tira un po', che ne so, va a tira questa roba qui, buffissima. Questa è una cosa simile a quella di prima, però invece che in dimensione di testo ti mette le parole dentro delle bolle. Qui mostro solo tre, non so perché, vediamo se non so questa, ah perché urla, se qui ci mettiamo forse H. Come vedete, queste sono sia visualizzazioni sia vere e proprie applicazioni. Questa è un'applicazione vera e propria. Questo è Data Ninja. Secondo me è più bella la Tag Cloud, è più divertente. Però questo è un altro modo. Ci sono le palle, ok? Data, lo ritroviamo. Qui secondo me non ha tolto le preposizioni, non ha fatto questo filtro. Quindi hai della, vedi? Dei, che contano niente. Però c'è data, c'è 2013, vabbè. Mappa, ok? In generale, dato un dataset, ci sono tanti modi di visualizzarlo. In questo caso no, è solo per compattare, cioè è ottimizzata per limitare gli spazi vuoti all'interno, sì. Si fa con algoritmi di ottimizzazione. Ah, questo ce n'è un altro. Ci sono le reti, ci sono le mappe, ci sono gli alberi. C'è un sacco di roba. Questi sono grafi, guardate come sono, questi, guarda. Perché questa è una rete dinamica che si... che si ri... sempre la stessa cosa, sono le tag di un sito. Tag. Tag. Taggare. Di un sito. Perché penso che questo sia, lui prende le tag di un sito... le collega, e sono i pallini con le scritte, li collega in base alle pagine in comune, cioè se in una pagina sono associate due tag, quelle due tag nella visualizzazione sono connesse. Questo crea una rete che è come quella delle amicizie, no? Due persone sono collegate, o due siete dei nodi, siete collegate perché siete amiche, siete collegate poco, ma siete collegate. Possiamo dare un peso, metti che invece lei non è una tua amica, non siete collegate. Quindi tra voi due non c'è nessun link, tra voi due sì. Fallo per tante cose. Hai sentito cosa dice? No, è collegato. E fate una bella rete. Ovviamente la rete di solito è un gran casino se ci sono tanti nodi. Potete esplorarla in maniera interattiva e trovare le comunità. Potrebbe essere, chi è per esempio l'amicone del gruppo? Cioè, il classico di quello che è amico di tutti, che sta tu. C'è quello. Poi magari c'è invece quella persona un po' più riservata, che sta un po' più in disparte, no? Questo, se vuoi, quello potrebbe essere un nodo periferico. Non prendete in giro nessuno. Ok? E qui potete vedere quindi cosa è collegato, per esempio JavaScript, plop, guarda quanta roba su JavaScript, tanta roba.
Per questa visualizzazione ti spiega tutto. Ma c'è un atto unico di galleria, cioè di implementazione, perché io so quali sono tutte le visualizzazioni e i limiti di implementazione. Guarda, allora, D3 ha una galleria sua, interna, ufficiale, e ognuno di questi, di queste tile, di questi riquadri, ha una pagina che è un sito esterno o dentro il sito, e tipicamente te la fa vedere e ti spiega com'è fatta. Non per tutto, però ti spiega com'è fatta. E quindi tu parti da là. Adesso ho capito, adesso arrivo e lo dico alla fine. Sì, sì, aspetta un po', ti rispondo con una slide. Ha. Vediamo se lo troviamo. Con la parte destra. Cioè con la, se vuoi con la parte creativa. Cioè, solitamente dato una, diciamo, un dataset definito dai dati, da una struttura di questi dati. Tipicamente, data la struttura, hai una serie di visualizzazioni possibili e una serie di visualizzazioni che non sono possibili, perché proprio non si adattano, cioè non c'entra niente. Non puoi fare un grafico a linee se non hai un andamento. Ok? Se hai le tag, non fai un grafico a linee, perché non ha senso farlo. Date però le tante visualizzazioni che puoi fare e le mille varianti della stessa visualizzazione, e dipende quello che vuoi raccontare. Che vuoi dire di quei dati? Quale elemento vuoi far emergere? Questo si chiama storytelling, no? A chi vuoi dirlo? Perché vuoi dire quella cosa? E quindi devi ingegnare. Questa è la parte, diciamo, creativa, tra virgolette. Diciamo che questa è la parte in cui entra veramente l'uomo, l'essere umano, la persona, il giornalista. D3 è il codice, è lo strumento che ti permette magari di mettere in pratica quello che hai nella testa. Sì, però non lo dividerei, cioè, perché la creatività è bella, ma la creatività è razionale. La creatività può essere razionale, ok? Quindi, diciamo, l'uomo è entrambe le due cose. Semplicemente il codice, lo strumento, ti permette di mettere in pratica, perché tu puoi immaginare la rete, puoi guardarla con il tuo occhio della mente, però poi devi comunicarla. Perché tu puoi capirlo, puoi vedere la rete, puoi immaginarla, però se lo vuole sapere lei, come fai a dirglielo? Glielo spiega a parole, sì, è un modo, ma se è un'immagine che vuoi raccontare, a parole non funziona. Crei l'immagine nel miglior modo possibile, in maniera tale che lei possa capire. Ecco perché storytelling, il racconto di storie, che è quello che fa la mamma quando tu sei piccolo, a quello che fanno i romanzi da Tolkien a chiunque altro, i film horror, sono tutti racconto di storie. E la storia non è fine a se stessa, ma tipicamente ha significati dietro. Le favole hanno dei significati, Tolkien ha dei significati, i romanzi, le poesie hanno dei significati, le opere di filosofia hanno dei significati, ok? Magari molto nascosti o molto palesi, o quelli più palesi in realtà ti ingannano, quindi devi andare più a fondo. Cioè, insomma, è molto complicato, però questo è il mondo in cui viviamo, è divertente. La galleria delle possibilità che ci sono, qui possiamo implementare nuove azioni. Poi arrivo. Sono le ultime tre slide, mi sa questo. Va bene, torniamo a noi. A meno che non ci sono altre di. Ah, sì, la Divina Commedia. La Divina Commedia, ce la siamo scordati. Aspetta che l'ho tenuta aperta. Se la. Ah. Vabbè. Mi sa che non ce la fa, perché questo poi è. Tag Word Cloud, Tag Cloud, Divina Commedia. No, ma quello è giusto, ma non si carica. È questa la pagina, però non. Ho sbagliato. Non funziona, ragazzi. Questo è un altro, tra l'altro, Many Eyes, è un altro strumento per fare queste cose. Ma come vedete non funziona bene, quindi non usatelo.
No, è di fatto dell'IBM. Many Eyes è uno strumento dell'IBM. No, magari non esiste più la pagina, non lo so, magari è una cosa vecchia. Vabbè, ragazzi, torniamo a noi. Vi dico un altro paio di cose, perché questa cosa qui è la base per costruire tutta quella roba. Cioè, questo è la base. Da qui, questo codice lo trovate in tutte quelle visualizzazioni. Queste cose che abbiamo fatto, vi ho fatto vedere con le dimensioni delle scritte, eccetera, è dentro tutti i codici che stanno dietro a quelle visualizzazioni. Quindi, capito questo, capite come vengono costruite quelle visualizzazioni. No, volevo giusto, facciamo un passo ulteriore, perché? Perché quello che abbiamo visto qui, questo qui, c'è un problema. Io ho definito prima la struttura e poi gli ho associati i dati, giusto? Qui ci sono 6 paragrafi, qui ci sono 6 dati, però in generale io ho il dataset, che lo prendo da chissà dove, non so quanto è grande, so che c'è dentro, no? Però potrebbero essere 2 elementi, potrebbero essere 9090 elementi come film. Quindi dover definire prima la struttura della pagina, della visualizzazione, in base a come sono fatti i dati, è molto limitato. È molto più bello se lui crea la pagina sui dati, la costruisce al volo. Ed è quello che facciamo qua. Qua. Qui faccio un'altra cosa. Come vedete, la home page all'inizio è vuota. La pagina HTML, i tag, cioè, non ci sono paragrafi, non c'è niente. Però come vedete, se io lo faccio run, lui scrive qualcosa, anche se qui non c'è niente. Mentre prima c'era e cambiavano solo le dimensioni, qua adesso c'è, dal nulla si genera qualcosa. Benissimo. Invece i filosofi greci, per esempio, odiavano l'horror vacui, terror vacui, com'è che si chiama, giusto? Il vuoto, no, non esiste, non può generare nulla. E invece... Allora, questo perché? Perché di 3, questa la conosciamo già, è la selezione. Questa è una cosa un po' magica, seguitemi, perché è controintuitiva. Quello che noi abbiamo fatto prima è seleziona tutti i paragrafi che già esistono e poi modificali. Qua invece gli diciamo seleziona tutti i paragrafi che non esistono. Quindi noi adesso gli stiamo dicendo di selezionare degli oggetti che non esistono. Attenzione. Poi gli diciamo, benissimo, ora che hai selezionato queste cose che non esistono ancora, associa i dati. Quindi lui sta associando dei dati a delle cose che non esistono ancora. E la magia avviene qua. Il metodo enter. Perché? Perché lui dentro si tiene da una parte gli elementi grafici, dall'altra i dati, e fa questa associazione. Però ovviamente nulla toglie che può avere meno elementi di quanti siano i dati, o viceversa. Meno elementi di quanti siano, meno dati di quanti siano gli elementi. Cioè, banalmente puoi avere 2 elementi e 12 dati da associare, oppure puoi avere 12 elementi e 2 dati da associare. Questo non c'è nessun problema. È come avere tante mele e 2 cestini. Non necessariamente devo mettere una mela per cestino, no? Posso comprare altri cestini. Oppure ho poche mele e tanti cestini, posso buttare un po' di cestini. Questa è la logica. Quindi il metodo enter ti permette di accedere agli elementi che non hanno, scusa, degli elementi in meno rispetto ai dati. Cioè, tu hai in questo caso 6 dati, hai 0 elementi, enter ti permette di accedere agli elementi che ancora non hai. E poi ti permette di crearli. Eh? Append. Il metodo append crea elementi. Per esattezza append vuol dire appendere, cioè creare alla fine. Quindi se lui ha una serie di elementi dentro un contenitore, appendere un elemento in questo contenitore significa aggiungere alla fine. Fascia. Ok? Cioè metti una, hai le buste impilate dentro una scatola, l'ultima busta la metti sopra, l'appendi. Ok? Quindi, ricapitolando, lui seleziona degli oggetti che non esistono, li associa a dati che invece esistono e poi crea in questo modo gli elementi che gli mancano rispetto ai dati.
ho 0 elementi, ho 6 dati. Che devo fare? Devo creare 6 elementi. Perché alla fine devo avere tanti elementi quanti dati. Quindi lui che fa? In questo caso crea 6 paragrafi, perché gli elementi sono i dati sono 6. Crea 6 paragrafi qua e poi gli applica la dimensione giusta. Questo un attimo commentiamolo così lo vedete. Quindi il primo pezzo di questo codice fa così. Vedete? Esattamente quello di prima, no? Però in questo caso la struttura della pagina ancora non c'è, ma viene creata al volo. On the fly, si dice, no? Al volo, dal codice. Quindi lui sa che ha 6 elementi e dice, benissimo, ho 6 dati, beh, devo creare 6 elementi per metterceli dentro. Li crea. Di che tipo questi elementi? Paragrafi. Come lo faccio la dimensione del carattere? In base al dato, in base al numero. E ho di nuovo quello di prima. Il vantaggio qual è? È che se qui ci metto un altro dato, ho un altro paragrafo. In qualche modo ho definito un modello che viene ripetuto in base ai dati. Questo è molto comodo perché i dati non solo possono essere di vario, venire da varie provenienze e quindi essere in diverso numero, ma possono cambiare nel tempo. Io potrei avere un dataset che non è fisso, ma cambia nel tempo. Le amicizie cambiano, quindi la tua rete di relazione con i tuoi amici nel tempo cambia. Questo è un modo molto comodo perché la struttura è completamente svincolata dai dati. Quindi i dati possono cambiare come vogliono, la struttura della pagina segue quello che succede ai dati. Ok? Oh, naturalmente questo, noi siamo partiti da zero e lui mi ha creato 7 elementi. 6 elementi. Adesso facciamo quello che vi dicevo, cioè cambiamo questi dati. Adesso io ho i miei elementi che sono qui e dico benissimo. E però adesso i dati cambiano, in questo caso li ho invertiti, ho proprio invertito la lista di numeri e gli ho detto va bene, gli elementi già ce l'hai e sono 6, ti ho dato nuovi dati, cambia gli elementi in accordo ai nuovi dati. Lo faccio, blip, lui in realtà, questo è veloce, ma in realtà prima ha creato questo, quindi ha creato dal più piccolo al più grande, poi ha preso nuovi dati e ha modificato le dimensioni rendendoli dal più grande al più piccolo. Ormai gli elementi li aveva creati, ha solo cambiato, ha aggiornato la pagina, ha aggiornato gli elementi. Ok? Quindi questa è la creazione, questo è l'aggiornamento. Se c'è creazione c'è distruzione, anche se un vecchio adagio diceva che niente si crea, niente si distrugge. Se invece ho, in questo caso io passavo da 6 dati a 6 dati, quindi aggiornavo quello che avevo già, tutto a posto. Se però per esempio il mio dataset si è ridotto, io ho solo 3 dati sui 6, ho dei paragrafi che non vengono usati, che volendo posso distruggere. Gli elementi non usati, mentre Enter ti faceva accedere agli elementi da usare e quindi poi li creava, Exit ti permette di accedere agli elementi che non sono più usati e quindi possono essere distrutti con Remove. Quindi se io lo faccio, vedete? Lui prima ha creato in ordine crescente, poi ha aggiornato mettendolo in ordine decrescente, poi ha associato i nuovi dati e ha eliminato i paragrafi in più. Questo ti permette quindi di creare, aggiornare tutto a partire dai dati. È meno chiaro di prima, vero? È un po' più... Diciamo che questo ti dà la possibilità di non pensare alla struttura della pagina indipendentemente dai dati. Così voi parlate solo di dati e lui fa tutto il resto. Bah, non so se questo... ve lo dico, vabbè, vediamo un po'. Da, questo è un ci siete? Allora, quando qui parliamo dell'associazione tra dati ed elementi, dai, abbiamo quasi finito questa parte, quindi giusto
giusto per dirvi questa cosa che comunque anche concettualmente è interessante, anche perché me l'aveva chiesto Micaela, perché tu mi avevi chiesto, ma se io li voglio associare in maniera diversa, no? Tipo rovesciare i dati, no? Randomizzarli, quella roba lì. Allora, il fatto è che in questa forma lui associa, usa l'ordinamento come associazione, cioè c'è il primo paragrafo, il secondo paragrafo, il terzo paragrafo, c'è il primo dato, il secondo dato, il terzo dato. L'associazione banalmente è primo elemento con primo dato, secondo elemento con secondo dato, terzo elemento con terzo dato. E spesso funziona, anzi questo è il metodo standard quando li crei gli oggetti, no? Perché tu non te ne frega niente, tu crei gli oggetti in base ai dati. Quando però vuoi aggiornarli, potresti non voler fare l'aggiornamento uno a uno, ma potresti voler dire, no, ma questo dato che adesso si trova qui, non associarmelo all'elemento che si trova nella stessa posizione, associamelo a un elemento che sta da un'altra parte. Questa si chiama associazione per chiave. Non per posizione, ma per chiave. Come ve lo spiego? Questa cosa? Con un'immagine, ci vorrebbe un'immagine. Un'associazione per chiave. No, allora, se io ho una serie di porte, per facile così, e ho una serie di chiavi, nel classico portachiavi, le chiavi hanno un ordinamento, perché sono nell'anello, c'è cioè la prima chiave, la seconda chiave, la terza chiave. Anche le porte hanno un ordinamento, perché c'è la prima porta, la seconda porta e la terza porta. Può essere, ma è un caso molto strano, che la prima chiave apra la prima porta, la seconda chiave apra la seconda porta. Non succede mai, ovviamente. Di solito ogni porta ha la sua chiave, che per esempio potrebbe essere, è un albergo, identificato dal numero. La porta, com'era il film horror, quello... No, 1408, sì, hai ragione, sì, brava. Bravissima, bellina, no? Da Stephen King, quello, racconto di Stephen King. Bellissima, infatti, fai. Questo è thriller psicologico. 1408, film psicologico, horror psicologico, 1408, vedilo. Buoni tutti, allora lì c'hai le porte che sono identificate da dei numeri, il numero della stanza. Sulla chiave hai il numero della stanza. In quel caso quindi l'associazione non è per ordinamento, prima chiave apre prima porta, ma la chiave numero 6 apre la porta numero 6. Anche se nel tuo portachiavi la chiave numero 6 non è al sesto posto. Così come la porta numero 6 non è detta che sia la sesta porta, perché potrebbe cominciare al contrario, o banalmente potrebbe esserci porte di servizio in mezzo. Ok? Quindi l'associazione per chiavi è semplicemente una chiave. In questo caso il numero di stanza che associa due oggetti, la porta alla chiave. Ok? Quindi in questo caso, per esempio, questo è un oggetto un po' più complicato, non è più una serie di numeri, una lista di numeri, ma è una lista di oggetti, di dizionari. Vi ricordate il dizionario? Nome, Michela, cognome, non mi ricordo. Piddi. Viddi. Vitti, 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 vitti. Veni, vitti e vi, sì. Ok. Ok, ID è il nome. Size è la dimensione. Ok? Questo è un oggetto. Taglio, dimensione. Oh, qui lui associa per posizione. E mi fa quello che vi dicevo prima. Fa l'append, costruisce l'oggetto P, mi associa le dimensioni. D.size in questo caso, e poi aggiungo un testo, cioè non gli metto 1, 2, 3, ma gli metto un testo dentro i paragrafi e lui si presenta. Quel paragrafo c'è: sono A e sono grande 12 pixel, sono B e sono grande 16 pixel, eccetera, eccetera. Se però gli associo nuovi dati che hanno ordinamenti vari, ok? Qui ci sono nuovi dati. Per esempio, al primo posto prima c'era A, adesso c'è B. Al primo posto prima c'era B, adesso c'è C. Al terzo posto prima c'era C, adesso c'è D. E A è sparito. Vedi come sono cambiati i dati? Immaginate che questo è un flusso di dati dalla wall di Facebook, no?
Ci sono poste che arrivano, poste che escono, si costruiscono, appaiono, si aggiorna la pagina, eccetera, eccetera. No? In fondo è un flusso di informazioni, di dati, che sta cambiando nel tempo. Se lo facciamo, vedete, la società per chiavi permette al sistema di sapere che B era prima di 16 pixel, adesso è di 24. È sempre lo stesso B, sono sempre B, ma ora sono grande 24 pixel. Se non avessi fatto questo giochino, qui ci sarebbe stato scritto sono B e sono grande 24 pixel, prendendo il posto di A. Quindi non avresti più potuto fare l'associazione. Sono sempre C, e, ma ora sono grande 12. D invece era nuovo, è apparso una volta sola, quindi io sono D e sono sempre stato grande 18 pixel. A non c'è più, perché è scomparso. Va bene. Quindi comunque, in generale, le associazioni si possono fare per posizione o per chiave. Ricordatevi, 1408, le porte e le chiavi. Questa è la cosa importante. Questo è perché questo è un concetto di fondo. Serve banalmente per associare tabelle. Se tu hai una tabella di luoghi e hai poi una tabella di... per esempio, la tabella di ristoranti e la tabella delle stelline Michelin, delle valutazioni dei ristoranti, no? In due tabelle diverse. Qui hai delle informazioni, sempre sui ristoranti. Qui hai altre informazioni, su altri ristoranti. Scusa, sempre sugli stessi ristoranti, ma altre informazioni. Come fai a mettere queste cose insieme? Se lo fai per ordinamento, potrebbero rimescolarsi. Lo fai per chiave, usando per esempio il nome del ristorante. Ok? Vabbè, mettiamoci anche un po' il tempo. Perché? Perché finora abbiamo visto tutte modifiche istantanee. Ce le faccio? Run? Oh. No. Esiste il tempo, le cose prendono tempo, e in generale le cose che prendono tempo sono più divertenti. E D3 permette, vedi, questo è sempre uguale. Come vedete, gli oggetti sono sempre molto simili. Questo, di nuovo, seleziona tutte le P che non esistono, associa i dati, crea i paragrafi che servono, gli associa una dimensione 0. Lui inizialmente associa i dati, ma dice ai paragrafi, guardate, la vostra dimensione è 0. Quindi tipicamente non si vedono. Se io questo lo tolgo, che vedete? Niente. Non è che non ha funzionato, qui ci sono gli IP, lo possiamo vedere pure. Ispezione elemento, vediamo un po' se lo becca. Eccoli, ci sono qua dentro, ci sono, guarda che ti indica pure i fumetti, vedi? Questi oggetti ci sono nella pagina, hanno pure il testo giusto, sono grande 4 pixel. Il problema è che sono a dimensione 0, quindi non li vedi, ma ci sono, c'è, ma non si vede il trucco. Allora poi io che gli dico? Dico, benissimo, prendi questi oggetti che mi sono memorizzato, questi oggetti sono memorizzati nella variabile P. Prendi questi oggetti, applicagli una transizione. In D3, per dare un'animazione, animare gli elementi grafici, gli si dice, gli oggetti che sono nella variabile P, applica una transizione. Quanto dura questa transizione? Quanto ci devo mettere a farlo? 750 millisecondi. Questo è in millisecondi. Vuol dire che quanto è un secondo in millisecondi? In millisecondi, un secondo, mille. Quindi questo vuol dire che la transizione dura un secondo. Ok? Poi gli dico, non farli partire tutti insieme. Farli partire uno dopo l'altro. Delay, cioè ritarda l'animazione o di un valore fisso, oppure qui, in base, no, I sarebbe l'ordinamento, la posizione dei paragrafi. Quindi lui dice, ritarda l'animazione per ogni paragrafo in base alla sua posizione. Il primo paragrafo, che in cui I è 0, farlo partire subito. Il secondo paragrafo, in cui I è 1, farlo partire dopo 10 millisecondi. Forse qua mettiamo 1000, vediamo che succede. E poi, a questo punto, applicagli lo stile giusto, cioè la dimensione giusta. Lui parte da 0, alla fine della transizione deve essere tot pixel. Il metodo transition, magia, fa passare in maniera morbida da 0 a
24 per esempio, ok? Si chiama interpolazione, cioè tu gli dici devi passare da 0 a 24 e devi metterci un secondo, quindi dopo un millisecondo quanto sarà le dimensioni? 24 diviso 1000, metti che è lineare, no? Tu passi da 0, dopo un millisecondo, se devi arrivare a 24, sarà 24 diviso 1000, quindi 0,0024. Dopo 10 millisecondi, sarà 24 diviso 100, 0,24. Dopo 100 millisecondi, sarà 2,4. Dopo 1000 millisecondi, alla fine della transizione, sarà 24. Lui interpola. D'altronde, pensateci, non esiste... Il computer, non esistono cose continue. Un film, per esempio, non è composto da un insieme continuo di immagini. È finto. Ci sono 24, 30, 60 frame al secondo. Nei videogiochi si arriva a 60 fps. Quindi ci sono immagini statiche che però appaiono molto velocemente, tu non te ne rendi conto, boh, ti frega e vedi un film. Ok? Questa è la stessa cosa. Lui funziona a 24, 30 frame al secondo. Guardate, muova piano piano, questo è molto piano, vedete? Vedete che sono ritardati? Cosa sta facendo? Il primo parte subito e ci mette un secondo, poi parte il successivo, questo perché? Perché abbiamo messo un secondo per entrambi, ma mettiamo mezzo secondo in ritardo, guardate che succede? Non è più veloce, il successivo parte prima che finisca il precedente. E quindi si concatenano. Ok? Qui forse ancora più rapido, vediamo se viene un po' l'effetto. Tipo scaletta. Con questa tecnica, per esempio, l'avete visto il calciomercato quando cliccavi su da acquisti a cessioni, hai visto che si muoveva tutto, si perché io dicevo, va bene, passa dai dati degli acquisti ai dati delle cessioni. Esatto, i dati hanno la stessa struttura, ma sono diversi. Perché io posso aver acquistato 4 giocatori, ma posso averne venduti solo 2. A quel punto riadattami, però non istantaneamente, ma in maniera dinamica, tutta la visualizzazione in accordo con i nuovi dati. E lui... Ed è molto bellino. Ok. Questo Escher, l'avete mai visto? Escher. Escher, il disegnatore, quello delle scale, sì, quello delle formiche, del nastro di Möbius. Sì, ho capito che ci sono tutte le scale dappertutto. Il mondo è fatto a scale. Vabbè, questo ve lo spiego rapidamente. Beh, forse l'esempio è utile. Allora, facciamo un esperimento mentale. Ho tra le mani la lista dei ministri del nostro governo e ho lo stipendio dei nostri ministri. Benissimo. Tipicamente quanto sarà, ordine di grandezza, lo stipendio dei ministri? 15.000 euro. Diciamo l'anno, facciamo l'anno. Ordine di grandezza. Hai freddo? Quanto pensate che guadagni un ministro della Repubblica Italiana l'anno? Ordine 100.000. 100.000, ci sta. A voglia. 5 zeri. Diciamo, lo stipendio annuale sono intorno ai 5 zeri. Secondo me alcuni sono anche di più. Magari non perché sono ministri, ma per altro, no? Qui intanto sta morendo qualcuno, vero qua. Il numero diminuisce nel tempo. Benissimo, quindi diciamo ordine 100.000 milioni di euro, in euro, no? 100.000, un milione di euro, è l'ordine di grandezza annuale. Oh, mettiamo che vogliamo visualizzarlo con delle barre, le barre che abbiamo visto prima anche dei film, no? Le barre. Quindi io dico, va bene, metto la lista dei ministri e faccio una barra che è tanto lunga quanto guadagno, cioè associo al dato... quanto guadagna un ministro all'anno all'elemento grafico barra, in particolare alla lunghezza del rettangolo. Ci siamo? Quindi la lunghezza del rettangolo è legata allo stipendio. Il problema qual è? È che lo stipendio si misura in euro,
La lunghezza di una barra si misura in pixel. Bravo, hai detto la parola giusta. Quasi. In pixel. Se io sono, faccio la cosa proprio così e prendo un milione di euro e lo trasformo in lunghezza, diventa una barra di un milione di pixel. Si può fare, ma la barra parte da lì e finisce in strada. Se vede niente. Bisogna mettere in scala. Strano che ho usato la parola scala là. Esatto. Bisogna, cioè, bisogna, hai bisogno di una funzione che trasformi i dati d'ingresso nei dati di uscita opportuni. Perché? Perché il dato stipendio del ministro è un numero in euro che va da 0 a infinito. La lunghezza della barra va da 0, il lato a sinistra dello schermo, alla massima larghezza dello schermo, che per esempio per un full HD quant'è? Qual è la larghezza di un full HD? E un no, 1080 è la verticale. E in un 16:9 1920 1920x1080, no? La larghezza dello schermo 1920. Quindi quello che va da 0 a infinito, io devo mapparlo, devo scalarlo, in modo tale che entri, mantenendo le proporzioni, da 0 a 1920 pixel. Non è banale tutto questo gioco qui, perché per esempio le cose in proporzione possono andare bene, ma se per esempio invece dei ministri che hanno tutti più o meno 100.000 milioni di euro, ci metto anche tutta la popolazione italiana, e quindi ci metto anche quel poveraccio nulla tenente che ha un centesimo l'anno, un euro l'anno, il problema è che avrò barre lunghissime di pochi ministri e tantissima gente che ha stipendi molto più bassi. Che vedo? Se vado in proporzione vedo queste mega barre, così, tutto lo schermo, e poi vedo la stragrande maggioranza della gente che ha delle barre microscopiche, quasi zero. Quindi in questo caso, per esempio, le proporzioni non funzionano, la proporzione è lineare. Ho bisogno di cose, per esempio, logaritmiche. Cioè gli dico, non farmi questo proporzionale a questo, ma questo è il logaritmo di questo. Sapete cos'è il logaritmo? Perché la retta è la retta. No? Il grafico della retta, no? La retta è una linea. Il logaritmo, no, ha questa forma strana, funzionale, no? Quindi cresce velocemente quando per numeri piccoli, cresce molto poco per numeri grandi. Cioè se passi da qui a qui cresce molto, se passi da qui a qui cresce poco. Certo, fatto con le dita è un po' complicato, però è così. La parabola, però la percentuale è sempre in proporzione. In quel caso non fai le barre, ma fai una... La torta! Torniamo alle ricette. Esatto, in quel caso fai una torta. Perché a te interessano le proporzioni reciproche e quindi usi i settori della torta. Di nuovo lì è lo stesso problema però. Perché quello dei ministri ti darà un fettone enorme. Tutto il resto è molto piccolo. O viceversa. Quindi lì potresti... Sì, perché dipende cosa metti. Se metti... il numero di denaro o il numero di persone che hanno quello stipendio. Oppure se metto, diciamo, tutto il resto della popolazione. Allora pure lì, beh. Vabbè, tutto questo per... avete capito il problema? Questo ha bisogno di funzioni di scala che traducono un'unità di misura, se vuoi, in un'altra. Possono, non è... possono essere non lineari, quindi logaritmi, esponenziali, robe varie. Però è fondamentale, perché alla fine noi vogliamo rappresentare il mondo su uno schermo di 1920x1080, se ci va bene, ci abbiamo i soldi per comprarci un full HD, ok? D3 ha un sacco di elementi dentro, metodi, giocarelli per gestire queste cose. Basta. Tutto ruota intorno a Select All, qui vado veloce e finisco. Questo, ma che ve lo dica fa? Vabbè, non ve lo dico proprio. No, ve lo dico, non mi piace passare la buffo. Cioè il problema è che quando tu hai una pagina, i dati non è che stanno dentro la pagina. I dati potrebbero essere ovunque. Potrebbe essere il feed di Twitter, di chi ne parlava, di Facebook, no? Sono remoti. Il bello dell'internet è che collega tante macchine. Ci sono dei metodi per andare a prendere
i dati, i file, non direttamente nel codice, ma in altri posti. Io ho dei metodi per interrogare Twitter, cioè per interfacciarmi con i server di Twitter e dire: oh, Twitter, passami i dati di questo account. Ok? Abbiamo parlato sempre di HTML, che è il linguaggio per mostrare pagine web. Prima fila, siete quelle che sento di più. Ah, certo, in classe. Non è vero, non è vero. Che ora è, scusa, che mi sono perso? Che ora è? Siamo arrivati, è finito? Ok, no, in realtà lo stesso no, lo stesso metodo, cioè l'HTML è, abbiamo visto l'XML, no? Cioè, sono tag, abbiamo visto la struttura. Con la stessa idea c'è questo formato che è l'SVG, che permette di fare cerchi, fare grafica vettoriale. Non so se qualcuno di voi usa Illustrator, InDesign, Adobe, Photoshop. Photoshop. Quella è grafica bitmap, cioè ti permette di modificare le foto. Però è il raster. Però esiste la grafica vettoriale, in cui una linea non è tanti punti, uno dopo l'altro, i pixel, ma è un punto iniziale, un punto finale e una retta. È diverso. C'è un formato che D3 sa gestire, che ti permette di fare quei giochini. Puoi fare le mappe geografiche. Chi è che mi chiedeva di come fare a gestire, cioè a aumentare le capacità di D3? C'è un pattern per costruire plugin. Quindi puoi aumentare le capacità di D3 costruendo plugin da agganciare alla libreria primaria. Ultimamente, negli ultimi mesi, pochi, un anno così, sono nati tantissimi progetti basati su D3. Cioè, perché D3 è abbastanza di base, ti permette di manipolare oggetti molto, molto basilari dell'infrastruttura internet, no? Le pagine HTML, gli elementi, eccetera. Quindi ci sono tanti progetti che prendono quella, la libreria, la usano per fare altro. E per esempio ci sono progetti che ti permettono di fare direttamente dei grafici a barre, dei grafici a linee, senza che te li devi costruire tu a mano. Hai un po' meno libertà, chiaramente, perché perdi in libertà, però è molto più facile da fare. Ok? Perché invece di scrivere, prendi questi dati, attaccali a questi elementi, fai una linea, gli dici banalmente fai un grafico a linee. Boom. Lui sa già come farlo. Chiaramente prende, diciamo, non puoi fare tutto quello che vuoi, ma lo puoi fare molto velocemente. E tra questi c'è Data Wrapper. Data Wrapper, quello lì. La cosa divertente ultimamente, guardate qua, è che stanno agganciando il 3D. Cioè ci sono librerie JavaScript che permettono di simulare oggetti tridimensionali su schermo. Questo è tutto web, non c'è niente di strano, non è un video questo. Questo è generato al volo, da dati. È come un videogioco. D3 gestisce i dati e l'associazione dei dati all'elemento grafico, in questo caso la griglia. E poi c'è un'altra libreria che si chiama 3JS, che simula la terza dimensione. E hai anche il 3D. Questa galleria, chi è che mi chiedeva di vedere gallerie? Mentre quella di ufficiale contiene decine di esempi, forse un centinaio, questo tizio ne ha raccolti quasi 2000. Quindi qui avete 2000 applicazioni di D3 nel mondo reale. Qui potete sbizzarrirvi, potete guardarveli, c'è tutta la parte geo. Prendetela anche come esplorazione libera, no? Anche per vedere un po' di applicazioni. Ma guardate, vi do l'urlo della presentazione, è online la presentazione, ve la potete vedere a casa così come l'abbiamo vista qua. Sempre da browser, sempre da... C'è un sito ufficiale di D3, abbiamo visto la galleria, e naturalmente c'è la mitica documentazione. Buon lavoro, se volete capire come scrivere programmi in D3, questa è la... vi dice metodo per metodo tutti gli elementi come funzionano. Come vedete noi abbiamo visto questo, select, select all e qualcos'altro. Questo è tutto il resto.
Beh, però per capire che c'è scritto dalle altre parti è utile tipicamente partire da una parte e arrivare qua. Ragazzi, io vi ho anche annoiato abbastanza, quindi se volete andarvene andatevene, se volete farmi le domande fatele. La presentazione non si legge. Beh, ve la possiamo mandare, sì. Si vede? Ho fatto un è un master quello della Sissa.